Libro dei numeri, capitolo primo. L'Eterno parlò ancora a Mosè nel deserto di Sinai. Nella tenda di convegno il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dell'uscita dei figlioli d'Israele dal paese d'Egitto e disse: Fate la somma di tutta la radunanza dei figlioli d'Israele secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi uno per uno dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che in Israele possano andare alla guerra tu ed eran ne farete il censimento secondo le loro schiere e con voi ci sarà un uomo per tribù il capo della casa dei suoi padri questi sono i nomi degli uomini che staranno con voi di Ruben Elizzur figliolo di Shedu-er di Simeone Shelumiel figliolo di Zurishaad Dadai di Giuda Nashon figliolo di Aminadab. di Isacar, Netaneel figliolo di Zuar di Zabulon Eliab figliolo di Elon e dei figlioli di Giuseppe di Efraim Elishama figliolo di Amihud di Menasse Galamiel figliolo di Pedashur di Beniamino, Abidan, figliolo di Gideoni, di Dan e Iazer, figliuolo di Ammishedai, di Asher, Pegier figliuolo di Okran, di Gan e Eliesaf figliuolo di Deuel, di Neftali, Ahira figliuolo di Enan. Questi furono chiamati dal seno della radunanza i principi delle tribù dei loro padri, i capi delle migliaia di Israele. We'll be right back. Mosè ed Aaronne presero dunque questi uomini che erano stati designati per nome e convocarono tutta la radunanza il primo giorno del secondo mese e il popolo fu iscritto secondo le famiglie, secondo le case dei padri, contando il numero delle persone dai venti anni in su uno per uno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Mosè ne fece il censimento nel deserto di Sinai. Figlioli di Ruben, primogenito di Israele, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, uno per uno, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Ruben dette la cifra di 46.500». Figliuoli di Simeone, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, scritti contando i nomi di tutti i maschi uno per uno, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Simeone dette le cifre di 59.300. Figliuoli di Gad, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Gad dette la cifra di 45.650 figliuoli di Giuda. «Loro discendenti secondo le loro famiglie e secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Giuda dette la cifra di 74.600.» Figliuoli di Issachar, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Issachar dette la cifra di 54.400. Figliuoli di Zabulon, loro discendenti, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dell'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Zabulon dette la cifra di 57.400 figliuoli di Giuseppe. Figlioli di Efraim, loro discendenti, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Efraim dette la cifra di 40.500 figlioli di Manasse, loro discendenti, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Manasse dette la cifra di trentaduemila duecento. Figliuoli di Beniamino, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su: tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Beniamino dette la cifra di 35.400. Figliuoli di Dan, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Dan dette la cifra di 62.700. Figliuoli di Asher, loro discendenti, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Asher dette la cifra di 41.500. I figlioli di Neftali, i loro discendenti, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra, il censimento della tribù di Neftali, dette la cifra di 53.400. Questi sono quelli di cui Mosè ed Aaron fecero il censimento coi dodici uomini principi di Israele. Ce n'era uno per ognuna delle case dei loro padri. Così tutti i figliuoli di Israele dei quali fu fatto il censimento secondo le case dei loro padri dall'età di vent'anni in su, cioè tutti gli uomini che in Israele potevano andare alla guerra, tutti quelli dei quali fu fatto il censimento, furono 630.550. Ma i Leviti, come tribù dei loro padri, non furono compresi nel censimento con gli altri, poiché l'Eterno aveva parlato a Mosè dicendo soltanto della tribù di Levi non farai il censimento e ne unirai l'ammontare a quelli dei figlioli di Israele, ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza di tutti i suoi utensili, di tutto ciò che gli appartiene. Essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi gli utensili ne faranno il servizio e staranno accampati intorno al tabernacolo. Quando il tabernacolo dovrà partire, i leviti lo smonteranno; quando il tabernacolo dovrà accamparsi in qualche luogo, i leviti lo rizzeranno e L'estraneo che gli si avvicinerà sarà messo a morte. I figlioli di Israele pianteranno le loro tende, ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua bandiera, secondo le loro schiere, ma i leviti pianteranno le loro attorno al tabernacolo della testimonianza, affinché non si accenda l'iramia contro la radunanza dei figlioli di Israele e i Leviti avranno cura del tabernacolo della testimonianza. I figlioli d'Israele si conformeranno. Formarono in tutto agli ordini che l'Eterno aveva dato a Mosè, e fecero così. LIBRO dei numeri, capitolo II. L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aone dicendo. I figlioli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera sotto le insegne delle case dei loro padri. Si accamperanno di faccia a tutto intorno alla tenda di convegno. Sul davanti verso oriente s'accamperà la bandiera del campo di Giuda con le sue schiere e il principe dei figlioli di Giuda è Nasson, figliolo di Aminadab. Il suo corpo, secondo il censimento, è di 74.600 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Zaccar, il principe dei figlioli di Zaccar è Netnail, figliolo di Tzuar, e il suo corpo, secondo il censimento, è di 54.400 uomini. Poi la tribù di Zabulon, il principe dei figlioli di Zabulon è Eliab, figliolo di Elon, e il suo corpo, secondo il censimento, è di 57.400 uomini. Il totale del censimento del campo di Giuda è dunque 186.400 uomini secondo le loro schiere. Si metteranno in marcia i primi. A mezzogiorno starà la bandiera del campo di Ruben con le sue schiere. Il principe dei figlioli di Ruben è Elitzur, figliuolo di Shedeur, e il suo corpo, secondo il censimento, è di 56.500 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Simeone, il principe dei figlioli di Simeone è Shenulmiel, figliolo di Suria Shaddai, e il suo corpo, secondo il censimento, è di 59.300 uomini. Poi la tribù di Gad, e il principe dei figlioli di Gad è Elia figliolo di Reuel, e il suo corpo, secondo il censimento, è di 45.650 uomini. Il totale del censimento del campo di Ruben è dunque 150.450 uomini secondo le loro schiere. Si metteranno in marcia in seconda linea. Poi si metterà in marcia la tenda di convegno del campo dei Leviti in mezzo agli altri campi. Seguiranno nella marcia l'ordine nel quale sono accampati ciascuno al suo posto con la sua bandiera. Ad occidente starà la bandiera del campo di Efraim con le sue schiere. Il principe dei figlioli di Efraim è Elishama, figliolo di Hamihud. Il suo corpo, secondo il censimento, è di 40.500 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Menasse. Il principe dei figlioli di Menasse è Gamaliel, figliolo di Pedazur, e Il suo corpo, secondo il censimento, è di 32.200 uomini. Poi la tribù di Beniamino. Il principe dei figlioli di Beniamino è Abidan, figliolo di Gideoni, e il suo corpo, secondo il censimento, è di 35.400 uomini. Il totale del censimento del campo di Efraim è dunque 180.100 uomini, secondo le loro schiere. Si metteranno in marcia in terza linea. A settentrione starà il campo di Dan con le sue schiere. Il principe dei figlioli di Dan è. Ahiezer figliolo di Amishtadai, e il suo campo, secondo il censimento, è di 62.700 uomini. Accanto a lui s'accamperà la tribù di Asher. Il principe dei figlioli di Asher è Pagiel figliolo di Ocram, e il suo campo, secondo il censimento, è di 41.500 uomini. Poi la tribù di Neftali. Il principe dei figlioli di Neftali è Ahira, figliolo di Enam. Il suo campo, secondo il censimento, è di 53.400 uomini. Il totale del censimento del campo di Dan è dunque 157.600. Si metteranno in marcia gli ultimi, secondo le loro bandiere. Questi furono i figlioli di Israele, dei quali si fece censimento secondo le case dei loro padri tutti gli uomini dei quali si fece censimento e che formarono i campi secondo i loro corpi furono seicento ma i leviti secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè non furono compresi nel censimento coi figliuoli di Israele. E i figlioli di Israele si conformarono in tutto agli ordini che l'Eterno aveva dati a Mosè. Così s'accampavano secondo le loro bandiere e così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia, secondo la casa dei suoi padri. Numeri capitolo 3. Or questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè nel tempo in cui l'Eterno parlò a Mosè sul monte Sinai. Questi sono i nomi dei figliuoli di Aronne. Nadab il primogenito, Abihu, Eleazar e Itamar, tali i nomi dei figliuoli di Aaron che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono consacrati per esercitare il sacerdozio. Nadab e Abihu morirono davanti all'Eterno quando offrirono fuoco straniero davanti all'Eterno nel deserto di Sinai. Essi non avevano figliuoli. Ed Eliasar e Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza d'Aronne loro padre. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo fa avvicinare la tribù dei Leviti e ponila davanti al sacerdote Aronne affinché sia al suo servizio. Essi avranno la cura di tutto ciò che è affidato a lui e a tutta la radunanza davanti alla tenda di convegno e faranno così il servizio del tabernacolo. Avranno cura di tutti gli utensili della tenda di convegno e di quando è affidato ai figlioli di Israele e faranno così il servizio del tabernacolo. Tu darai i Leviti ad Aaron e ai suoi figlioli, essi gli sono interamente dati di tra i figlioli di Israele. Tu stabilirai Aaron e i suoi figlioli perché esercitano le funzioni del loro sacerdozio. Lo straniero che si accosterà all'altare sarà messo a morte. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Ecco, io ho preso i Leviti di tre figlioli di Israele in luogo d'ogni primogenito che apre il seno materno tra i figlioli di Israele. E i Leviti saranno miei, poiché ogni primogenito è mio. Il giorno che io colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primi. Parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali saranno miei, io sono l'Eterno. E l'Eterno parlò a Mosè nel deserto di Sinai, dicendo: Fa il censimento dei figliuoli di Levi secondo le case dei loro padri, secondo le loro famiglie, farà il censimento di tutti i maschi dall'età di un mese in su. E Mosè ne fece il censimento secondo l'ordine dell'Eterno, come gli era stato comandato di fare. Questi sono i figliuoli di Levi secondo i loro nomi, Gerson, Kehat, Merari, questi i nomi dei figlioli di Gerson secondo le loro famiglie, Libni e Shimei, e i figlioli di Ketat secondo le loro famiglie, Amran, Jitsehar, Hebron e Uziel e i figlioli di Merari secondo le loro famiglie, Mali e Musci. Queste sono le famiglie delle Viti secondo le case dei loro padri. Da Gerson discendono la famiglia di Lipniti, la famiglia dei Shimeiti, che formano le famiglie dei Gersoniti, questi dei quali fu fatto il censimento Contando tutti i maschi dell'età di un mese in su, furono 7.500. Le famiglie dei Gersoniti avevano il campo dietro il tabernacolo a Occidente. Il principe della casa dei padri dei Gersoniti era Saf, figliolo di Leal. Per quel che concerne la tenda di convegno, i figlioli di Gerson dovevano aver cura del tabernacolo e della tenda della sua coperta della portiera dell'ingresso della tenda di convegno, delle tele del cortile e della portiera dell'ingresso del cortile tutto intorno al tabernacolo e all'altare e dei cordami per tutto il servizio del tabernacolo. Da Kehat discendono le famiglie degli Aramiti, la famiglia degli Gizcheriti, la famiglia degli Ebroniti e la famiglia degli Uzieliti che formano le famiglie dei Kehatiti. Contando tutti i maschi dell'età di un mese in su, furono ottomila seicento incaricati della cura del santuario. Le famiglie dei figlioli di Chehat avevano il campo al lato meridionale del tabernacolo e il principe della casa dei padri dei Kehatiti era Elizafan, figliolo di Uzziel. Alle loro cure erano affidati l'arca, la tavola, il candelabro, gli altari e gli utensili del santuario con i quali si fa il servizio, il velo e tutto ciò che si riferisce al servizio del santuario. Il principe dei principi dei Leviti era Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne. Egli aveva la sorveglianza di quelli che erano incaricati della cura del santuario. Da Merari, Discendono le famiglie dei Maaliti e la famiglia dei Mushiti, che formano le famiglie di Merari. Quelli di cui si fece il censimento, contando tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono 6.200. Il principe della casa dei padri delle famiglie di Merari era Suriel, figliolo di Abihail. Essi avevano il campo del lato settentrionale del tabernacolo. Alle cure dei figlioli di Merari, Furono affidate le tavole del tabernacolo, le sue traverse, le sue colonne e le loro basi, tutti i suoi utensili e tutto ciò che si riferisce al servizio del tabernacolo, le colonne del cortile tutto intorno, le loro basi, i loro pioli, il loro cordame. Sul davanti del tabernacolo e a oriente, di faccia alla tenda di convegno verso il sollevante, avevano il campo Mosè, Aronne e i suoi figlioli. Essi avevano la cura del santuario in luogo dei figlioli di Israele. Lo straniero che vi si fosse accostato sarebbe stato messo a morte. Tutti i leviti di cui Mosè ed Aaron fecero il censimento secondo le loro famiglie per l'ordine dell'Eterno, tutti i maschi dall'età di un mese in su, furono ventiduemila. E l'Eterno disse a Mosè: Fai il censimento di tutti i primogeniti maschi tra i figlioli di Israele dall'età di un mese in su e fai il conto dei loro nomi. Prenderai i Leviti per me, io sono l'Eterno, invece di tutti i primogeniti dei figlioli di Israele, e il bestiame dei Leviti in luogo dei primi parti del bestiame dei figlioli di Israele. E Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra i figlioli di Israele secondo l'ordine che l'Eterno gli aveva dato, tutti i primogeniti maschi, di cui si fece il censimento contando i nomi dell'età di un mese in su, furono ventidue mila E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, «Prendi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti dei figlioli di Israele e il bestiame dei Leviti in luogo del loro bestiame, e i Leviti saranno miei. Io sono l'Eterno». Per il riscatto dei 273 primogeniti dei figliuoli di Israele che oltrepassano il numero dei Leviti, Prenderai cinque sicli a testa, li prenderai secondo il ciclo del santuario che è di venti ghere. Darai il denaro ad Aarone e ai suoi figlioli per il riscatto di quelli che oltrepassano il numero dei Leviti. E Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli che oltrepassavano il numero dei primogeniti riscattati dai Leviti. Prese il denaro dei primogeniti dei figlioli di Israele, 1365 sicli secondo il siclo del santuario. E Mosè dette il denaro del riscatto a Arone e ai suoi figliuoli secondo l'ordine dell'Eterno, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Numeri capitolo quarto. L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaron, dicendo Fate il conto dei figliuoli di Kehat fra i figliuoli di Levi, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni di tutti quelli che possono assumere un ufficio per far opera della tenda di convegno. Questo è un servizio che i figlioli di Kehat avranno da fare nella tenda di convegno e che concerne le cose santissime. Quando il campo si muoverà, Aaron e i suoi figlioli verranno a smontare il velo di separazione e copriranno con esso l'arca della testimonianza, poi Porranno sull'arca una coperta di pelli di delfino, vi stenderanno sopra un panno tutto di stoffa violacea e vi metteranno al posto le stanghe. Poi stenderanno un panno violaceo sulla tavola dei panni della presentazione e vi metteranno su i piatti, le coppe, i bacini, i calici per le libazioni e vi sarà su anche il pane perpetuo. E su queste cose estenderanno un panno scarlato sopra tutto questo, una coperta di pelli di delfino, e metteranno le stanghe alla tavola. Poi prenderanno un panno violaceo, col quale copriranno il candelabro, le sue lampade, le sue forbici, i suoi smoccolatoi e tutti i suoi vasi d'olio destinati al servizio del candelabro, metteranno il candelabro con tutti i suoi utensili in una coperta di pelli di delfino? E lo porteranno sopra un paio di stanghe. Poi stenderanno sull'altare d'oro un panno violaceo e sopra questo una coperta di pelli di delfino e metteranno le stanghe all'altare. E prenderanno tutti gli utensili di cui si fa uso per il servizio del santuario, li metteranno in un panno violaceo, li avvolgeranno in una coperta di pelli di delfino e li porteranno sopra un paio di stanghe. Poi Toglieranno le sceneri dell'altare e stenderanno sull'altare un panno scarlato. Vi metteranno su tutti gli utensili destinati al suo servizio, i braceri, i forchettoni, le palette, i bacini, tutti gli utensili dell'altare, e vi stenderanno su una coperta di pelle di delfino, poi porranno le stanghe all'altare. E dopo che Aronne e i suoi figlioli avranno finito di coprire il santuario e tutti gli arredi del santuario, quando il campo si muoverà, i figliuoli di Keat verranno per portare queste cose, ma non toccheranno le cose sante che non abbiano a morire. Queste sono le incombenze dei figliuoli di Keat nella tenda di convegno ed Eleazar figliuolo del sacerdote Aronne avrà l'incarico dell'olio per il candelabro, del profumo fragrante, dell'offerta perpetua e dell'olio dell'unzione. E l'incarico di tutto il tabernacolo e di tutto ciò che contiene del santuario e dei suoi arredi. Poi l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: Badate che la tribù delle famiglie dei Cheatiti non abbia ad essere sterminata di fra i Leviti, ma fate quello per loro affinché vivano e non muoiano quando si accosteranno al Luogo Santissimo. Aronne e i suoi figlioli vengano e assegnino a ciascuno d'essi il proprio servizio e il proprio incarico e non entrino quelli a guardare anche per un istante le cose sante, onde non muoiono. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo Fai il conto anche dei figlioli di Gerson secondo le case dei loro padri, secondo le loro famiglie. Farai il censimento dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni di tutti quelli che possono assumere un ufficio per far opera sulla tenda di convegno. Questo è il servizio delle famiglie dei Gersoniti, quel che debbono fare e quello che debbono portare. Porteranno i teli del tabernacolo e la tenda di convegno e la sua coperta, la coperta di pelli di delfino, che è sopra la portiera all'ingresso della tenda di convegno, le cortine del cortile con la portiera dell'ingresso del cortile, cortine che stanno tutte intorno al tabernacolo e all'altare e i loro cordami e tutti gli utensili destinati al loro servizio. Faranno tutto il servizio che si riferisce a queste cose. Tutto il servizio dei figlioli dei Gersoniti sarà sotto gli ordini di Aronne e dei suoi figlioli per tutto quello che dovranno portare e per tutto quello che dovranno fare. Voi affiderete alla loro cura tutto quello che debbono portare. Tale è il servizio delle famiglie dei figlioli dei Gersoniti nella tenda di convegno. E l'incarico sarà eseguito agli ordini di Ithamar, figliuolo del sacerdote Aronne. Farà il censimento dei figlioli di Merari secondo le loro famiglie e secondo le case dei loro padri. Farà il censimento dell'età di 30 anni in su, fino all'età di 50 anni, di tutti quelli che possano assumere un ufficio per far l'opera nella tenda di convegno. Questo è quanto è affidato alle loro cure e quello che debbano portare in conformità di tutto il loro servizio della tenda di convegno, le assi del tabernacolo, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, le colonne che sono intorno al cortile, le loro basi, i loro pioli, i loro cordami, tutti i loro utensili e tutto il servizio che vi si riferisce. Faranno l'inventario nominativo degli oggetti affidati alle loro cure e che si dovranno portare. Tale è il servizio delle famiglie dei figlioli di Merari, tutto il loro servizio della tenda di convegno, sotto gli ordini di Itamar, figliuolo del sacerdote Aronne. Mosè e Aronne e i principi della radunanza fecero dunque il censimento dei figlioli di Cheatiti secondo le loro famiglie, secondo le loro case, dei padri, di tutti quelli dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni. Potevano assumere un ufficio per fare l'opera della tenda di convegno e quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie furono 2750. Questi sono quelli delle famiglie dei chetatiti dei quali si fece il censimento, tutti quelli che esercitavano un qualche ufficio nella tenda di convegno. Mosè ed Aaron li fecero il censimento secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato per mezzo di Mosè. I figlioni di Gerson, di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie secondo le case dei loro padri, dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni, tutti quelli che potevano assumere un ufficio per far l'opera nella tenda di convegno. Quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie e secondo le case dei loro padri furono 2630. Questi sono quelli delle famiglie dei figlioli di Gerson di cui si fece il censimento, tutti quelli che esercitavano un qualunque ufficio nella tenda di convegno. Mosè ed Aaron ne fecero il censimento secondo l'ordine dell'Eterno. Quelli delle famiglie dei figlioli di Merari, dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie e secondo le famiglie dei loro padri, dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni, tutti quelli che potevano assumere un ufficio per far l'opera nella tenda di convegno, quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie, furono 3.200. Questi sono quelli delle famiglie dei figlioli di Merari di cui si fece il censimento. Mosè ed Aronne ne fecero il censimento, secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato per mezzo di Mosè. Tutti i Leviti, dei quali Mosè e Aronne e i principi di Israele, fecero il censimento, secondo le loro famiglie, e secondo le case dei loro padri, dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni, tutti quelli che potevano assumere l'ufficio di servitori nell'ufficio di portatori nella tenda di convegno, tutti quelli di cui si fece il censimento furono 8.580. Ne fu fatto il censimento secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato per mezzo di Mosè, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e quello che doveva portare. Così ne fu fatto il censimento come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Numeri capitolo 5. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo Ordina ai figlioli di Israele che mandino fuori del campo ogni lebroso, chiunque ha la gonorrea, o è impuro per il contatto con qualche morto. Maschi o femmine che siano, li manderete fuori, li manderete fuori dal campo perché non contaminino il loro campo in mezzo al quale io abito. I figlioli di Israele fecero così e li mandarono fuori del campo come l'Eterno aveva detto a Mosè. Così fecero i figliuoli di Israele. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Di ai figliuoli di Israele, Quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, commettendo un'infedeltà rispetto all'Eterno, e questa persona si sarà così resa colpevole, ella confesserà il peccato commesso, restituirà per intero il corpo del delitto, aggiungendovi in più un quinto, e lo darà a colui verso il quale si è resa colpevole. Ma se questi non ha prossimo parente a cui possa restituire il corpo del delitto, questo corpo del delitto restituito spetterà all'Eterno, cioè al sacerdote, oltre al montone espiatorio, mediante il quale si farà l'espiazione per il colpevole. Ogni offerta elevata di tutte le cose consacrate che i figliuoli di Israele presenteranno al sacerdote sarà del sacerdote. Le cose che uno consacrerà saranno del sacerdote. Ciò che uno darà al sacerdote apparterrà a lui. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Parla ai figliuoli di Israele di loro, se una donna si svia dal marito e commette una infedeltà contro di lui, se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito, se la si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o che la sia stata colta sul fatto, ove lo spirito di gelosia si impossessi del marito, e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata, ovvero lo spirito di gelosia si impossessi di lui, e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata, quell'uomo condurrà la moglie al sacerdote e porterà un'offerta per lei, un decimo defa di farina d'orzo, non vi spanderà sopra l'olio né vi metterà sopra incenso, perché è un'oblazione di gelosia» un'oblazione commemorativa destinata a ricordare un'iniquità. Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare in piedi davanti all'Eterno. Poi il sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra, prenderà pure della polvere che è sul suolo del tabernacolo e la metterà nell'acqua. Il sacerdote farà quindi stare la donna in piedi davanti all'Eterno, le scoprirà il capo e porrà in mano di lei l'oblazione commemorativa, che è l'oblazione di gelosia, e il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che reca maledizione. Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: Se nessun uomo ha dormito teco, e se non ti sei sviata per contaminarti ricevendo un altro invece del tuo marito, quest'acqua amara che arreca maledizione non ti farà danno. Ma se ti sei sviata, ricevendo un altro uomo invece del tuo marito e ti sei contaminata e altri che il tuo marito ha dormito teco, allora il sacerdote farà giurare la donna con un giuramento di imprecazione e le dirà L'Eterno faccia di te un oggetto di maledizione e di esecrazione fra il tuo popolo facendoti smagrire i fianchi e gonfiare il ventre. E quest'acqua che arreca maledizione t'entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e smagrare i fianchi. E la donna dirà: Amen, Amen. Poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni in un rotolo e le cancellerà con l'acqua amara. Farà bere alla donna quell'acqua amara che arreca maledizione e l'acqua che arreca maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. E il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gelosia, agiterà l'oblazione davanti all'Eterno e lo offrirà sull'altare, e il sacerdote prenderà una manata di un'oblazione come ricordanza e la farà fumare sull'altare, poi farà bere l'acqua alla donna. E quando le avrà fatto bere l'acqua avverrà che, se la si è contaminata ed ha commesso una infedeltà contro il marito, l'acqua che arreca maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. Il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi smagriranno e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo. Ma se la donna non si è contaminata ed è pura, sarà riconosciuta innocente e, ed avrà dei figlioli. Questa è la legge relativa alla gelosia per il caso in cui la moglie di uno si svì ricevendo un altro invece del suo marito e si contamini. E per il caso in cui lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie, egli farà comparire sua moglie davanti all'Eterno e il sacerdote le applicherà questa legge integralmente. Il marito sarà immune da colpa, ma la donna porterà la pena della sua iniquità. NUMERI CAPITOLO 6. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo Parla ai figlioli di Israele di loro, quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi all'Eterno, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche, non berrà asceto fatto di vino, né asceto fatto di bevanda alcolica, non berrà liquori tratti dall'uva e non mangerà uva né fresca né secca. Tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, degli ascini, della buccia. Tutto il tempo del suo voto nazireato, il rasoio non passerà sul suo capo fino a che siano compiuti i giorni per i quali ei si è consacrato all'Eterno. Sarà santo, si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. Tutto il tempo che è consacrato all'Eterno, non si accosterà a corpo morto. Si trattasse anche di un suo padre, di sua madre, del suo fratello, della sua sorella, non si contaminerà per loro alla loro morte perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato all'Eterno e se uno gli muore accanto improvvisamente e il suo capo consacrato rimane così contaminato, si raderà il capo il giorno della sua purificazione, se lo raderà il settimo giorno. L'ottavo giorno porterà due tortere o due giovani piccioni al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno, e il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto, e farà per lui l'espiazione del peccato che ha commesso a cagione di quel morto e, in quel giorno stesso, il nazireo consacrerà così il suo capo. Consacrerà di nuovo all'Eterno i giorni del suo nazireato e offrirà un agnello dell'anno come sacrificio di riparazione. I giorni precedenti non saranno contati perché il suo nazireato è stato contaminato. Questa è la legge dal nazireato. Quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà venire all'ingresso della tenda di convegno, ed egli presenterà la sua offerta all'Eterno: un agnello dell'anno senza difetto per l'olocausto, una pecora dell'anno senza difetto per il sacrificio per il peccato, e un montone senza difetto per il peccato per il sacrificio di azioni di grazie. Un paniere di pane a zimi fatti con fiori di farina e di focacce intrise con olio, di gallette senza lievito, unte d'olio, insieme con l'oblazione e le libazioni relative. Il sacerdote presenterà queste cose davanti all'Eterno e offrirà il suo sacrificio per il peccato e il suo olocausto. Offrirà il montone come sacrificio di azioni di grazie all'Eterno, Col paniere dei panni azzimi, e il sacerdote offrirà pure l'oblazione e la Il nazireo raderà all'ingresso della tenda di convegno il suo capo consacrato, prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di azioni di grazie. Il sacerdote prenderà la spalla del montone quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal paniere, una galletta senza lievito, e le porrà nelle mani del nazireo dopo che questi avrà raso il suo capo consacrato. Il sacerdote le agiterà come offerta agitata davanti all'Eterno e cosa santa che appartiene al sacerdote, assieme al petto dell'offerta agitata e della spalla dell'offerta elevata. Dopo questo il Nazireo potrà bere del vino. Tale è la legge relativa a colui che ha fatto voto di nazireato, Tale è la sua offerta all'Eterno per il suo nazireato, oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di fare, egli agirà secondo il voto che avrà fatto, conformemente alla legge del suo nazireato. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ad Aaron e ai suoi figliuoli e di loro, voi benedirete così i figliuoli di Israele, direte loro, l'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso di te il suo volto e ti dia pace. Così metteranno il mio nome i suoi figlioli d'Israele. Io li benedirò. Capitolo VII Il giorno che Mosè ebbe finito di rizzare il tabernacolo e l'ebbe unto e consacrato con tutti i suoi utensili, quando ebbe rizzato l'altare con tutti i suoi tensili e li ebbe unti e consacrati, i principi d'Israele, capi delle casse dei loro padri che erano i principi delle tribù e avevano presieduto al censimento, presentarono un'offerta e la portarono davanti all'Eterno. Sei carri lettiga e dodici buoi, vale a dire un carro per due principi e un bove per ogni principe, e li offrirono davanti al tabernacolo. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo Prendeli da loro per impiegarli al servizio della tenda di convegno, e dalle ai leviti, a ciascuno secondo le sue funzioni. Mosè prese dunque i carri e i buoi, e li dette ai leviti, dette due carri e quattro buoi ai figlioli di Gerson, secondo le loro funzioni, dette quattro carri e otto buoi ai figlioli di Merari, secondo le loro funzioni, sotto la sorveglianza di Itmar, figliolo del sacerdote Aronne, ma ai figlioli di Kehat, non ne diede punti perché avevano il servizio degli oggetti sacri e dovevano portarli sulle spalle. E i principi presentarono la loro offerta per la dedicazione dell'altare il giorno che esso fu unto. E I principi presentarono la loro offerta davanti all'altare, e l'Eterno disse a Mosè: I principi presenteranno la loro offerta uno per giorno per la dedicazione dell'altare. Colui che presentò la sua offerta. Il primo giorno fu Nashlo, un figliuolo di Amminadab, della tribù di Giuda, e la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, un bacino d'argento di 70 cicli, secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione, una coppa d'oro di 10 cicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi, cinque montoni cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Nashon figliolo di Aminadab. Il secondo giorno il figliolo di Tzuar, principe di Issachar, presentò la sua offerta offrì un piatto d'argento del peso di 130 sicli un bacino d'argento di 70 sicli Secondo il ciclo del santuario, ambe due piani di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione, una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e, per il sacrificio di azioni di grazie, due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Tenahil, figliuolo di Zuwar. Il terzo giorno, Eliab, figliuolo di Elom, principe dei figliuoli di Zabulon, la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un bacino d'argento di settanta sicli, secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione, una coppa d'oro di dieci sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio da render grazie, due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Elia figliuolo di Elam. Il quarto giorno fu Elizur, figliuolo di Shedeur, principe dei figliuoli di Ruben. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un bacino d'argento di settanta sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione, una coppa d'oro di dieci sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie, due buoi, cinque montoni, Cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Elitzur, figliolo di Shedeur. Il quinto giorno fu Shelumiel, figliolo di Shadei, principe dei figlioli di Simeone. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un bacino d'argento di settanta sicli, secondo il ciclo del santuario, ambedue, pieni di fior di farina intrisa di olio, per l'obliazione una coppa d'oro di dieci sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e, per il sacrificio di azioni di grazie, due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Shelumier, figliolo di Suri Shaddai. Il sesto giorno fu Eliassaf, figliolo di Dewel. Principe dei figliuoli di Gad. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, un bacino d'argento di 70 sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione, una coppa d'oro di 10 sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e. Per il sacrificio di azioni di grazie, due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Eliasaf, figliolo di Deuel. Il settimo giorno fu Elishama, figliolo di Ammihud, principe dei figlioli di Efraim. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un bacino d'argento di settanta sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione, una coppa d'oro di dieci sicli piena di profumo, e un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie, due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno, tale fu l'offerta dell'Ishama figliolo di Amnihud. L'ottavo giorno fu Gamaliel figliolo di Pedazzur, principe dei figlioli di Menasse. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un bacino d'argento di settanta sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per le oblazioni una coppa d'oro di dieci sigli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Gamaliel, figliolo di Pedazzur. Il nono giorno fu... Abidam, figliolo di Gideoni, principe dei figlioli di Beniamino. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, un bacino d'argento di 70 sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fiori di farina intrise con olio per l'obleazione, una coppa d'oro di 10 sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Abidam figliolo di Gideoni. Il decimo giorno fu Ahizer figliolo di Ammishaddai, principe dei figlioli di Dan. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta sicli, un bacino d'argento di settanta sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con l'olio per l'oblazione, una coppa d'oro di dieci sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie, due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Aiezer, figliolo di Amishadai. L'undicesimo giorno fu Pegiel, figliolo di Okram, principe dei figlioli di Asher. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, un bacino d'argento di 70 sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa con olio per l'obliazione una coppa d'oro di dieci sicri piena di profumo e un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Peghiel, figliuolo di Ocran. Il dodicesimo giorno fu Hahira, figliuolo di Enam, principe dei figlioli di Neftali. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, un bacino d'argento di 70 sicli secondo il ciclo del santuario, ambedue pieni di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione, una coppa d'oro di 10 sicli piena di profumo, un giovenco, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi, cinque montoni, cinque capri, cinque agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Ahira, figliolo di Enam. Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei principi di Israele, il giorno in cui esso fu unto. Dodici piatti d'argento, dodici bacini d'argento, dodici coppe d'oro, ogni piatto d'argento pesava centotrenta sicli, e ogni bacino d'argento settanta, il totale dell'argento dei vasi fu... 2.400 sicli secondo il ciclo del santuario, 12 coppe d'oro piene di profumo, le quali a 10 sicli per coppa, secondo il ciclo del santuario, dettero per l'oro delle coppe un totale di 120 sicli: totale del bestiame per l'olocausto, 12 giovenchi, 12 montoni, 12 agnelli dell'anno per le oblazioni ordinarie, e 12 capre per il servizio per il peccato. Totale del bestiame per il sacrificio di azioni di grazie, ventiquattro giovenchi, sessanta montoni, sessanta capri, sessanta agnelli dell'anno. Tali furono i doni per la dedicazione dell'altare, dopo che esso fu unto. E quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con l'Eterno, udiva la voce che gli parlava dall'alto del propiziatorio che è sull'arca della testimonianza fra i due cherubini, e l'Eterno gli parlava». NUMERI CAPITOLO OTTAVO L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, Parla ad Aaron e digli, quando collocherai le lampade, le sette lampade dovranno proiettare la luce sul davanti del candelabro. E Aaron fece così, collocò le lampade in modo che facessero luce sul davanti del candelabro come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Ora il candelabro era fatto così, era d'oro battuto. Tanto la sua base, quanto i suoi fiori, erano lavorati al martello. Mosè aveva fatto il candelabro secondo il modello che l'Eterno gli aveva mostrato. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, «Prendi le viti di fra i figlioli di Israele e purificali, e per purificarli farai così. Li aspergerai con acqua dell'espiazione. Essi faranno passare il rasoio su tutto il loro corpo, laveranno le loro vesti e si purificheranno. Poi...» Prenderanno un giovenco con l'oblazione ordinaria di fior di farina intrisa con olio, e tu prenderai un altro giovenco per il sacrificio per il peccato. Farai avvicinare i Leviti dinanzi alla tenda di convegno e convocherai tutta la radunanza dei figlioli di Israele. Farai avvicinare i Leviti dinanzi all'Eterno e i figlioli di Israele posteranno le loro mani sui Leviti. E Aaron presenterà i Leviti come offerta agitata davanti all'Eterno da parte dei figlioli di Israele, ed essi faranno il servizio dell'Eterno. Poi i Leviti poseranno le loro mani sulla testa del Giovenchi, e tu ne offrirai uno come sacrificio per il peccato, e l'altro come olocausto all'Eterno per fare l'espiazione per i Leviti, e farai stare i Leviti in piedi davanti ad Aaron e davanti ai suoi figlioli, e li presenterai come un'offerta citata all'Eterno. Così separerai i Leviti di tra i figlioli di Israele, e i Leviti saranno miei. Dopo questo i Leviti verranno a fare il servizio della tenda di convegno e tu li purificherai e li presenterai come un'offerta citata, poiché mi sono interamente dati di tra i figlioli di Israele, e i li ho presi per me, invece di tutti quelli che aprono il seno materno dai primogeniti di tutti i figliuoli di Israele, poiché tutti i primogeniti dei figlioli di Israele. Tanto gli uomini quanto del bestiame sono miei, io me li consacrai il giorno che percorsi tutti i primogeniti nel paese d'Egitto e ho preso i leviti invece di tutti i primogeniti dei figlioli di Israele e ho dato in dono ad Arone e ai suoi figlioli leviti di tra i figlioli di Israele perché facciano il servizio dei figlioli di Israele nella tenda di convegno e perché facciano l'espiazione per i figlioli di Israele onde nessuna piaga scoppi fra i figlioli di Israele per il loro accostarsi al santuario. E così fecero Mosè e Aaron e tutta la radunanza dei figlioli Israele rispetto ai leviti e i figlioli Israele fecero a loro riguardo tutto quello che l'Eterno aveva ordinato a Mosè relativamente a loro. E i leviti si purificarono e lavarono le loro vesti e Aaron li presentò come un'offerta citata davanti all'Eterno e fece l'espiazione per essi per purificarli. Dopo questo, i Leviti vennero a fare il loro servizio nella tenda di convegno in presenza di Aaron e dei suoi figliuoli. Si fece rispetto ai Leviti secondo l'ordine dell'Eterno aveva dato a Mosè circa loro. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, «Questo è quel che concerna i Leviti. Da venticinque anni in su, il Levite entrerà in servizio per esercitare un ufficio nella tenda di convegno». E dall'età di cinquant'anni si ritirerà dall'esercizio dell'ufficio e non servirà più. Potrà assistere i suoi fratelli nella tenda di convegno, sorvegliando ciò che è affidato nelle loro cure, ma non farà più servizio. Così farai rispetto ai Leviti per quel che concerne i loro uffici. Numeri, capitolo IX L'Eterno parlò ancora a Mosè nel deserto di Sinai il primo mese del secondo anno che furono usciti dal paese d'Egitto dicendo I figlioli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito, la celebrerete nel tempo stabilito il quattordicesimo giorno di questo mese sull'imbrunire, la celebrerete secondo tutte le leggi e secondo tutte le prescrizioni che vi si riferiscono. E Mosè parlò ai figlioli di Israele perché celebrassero la Pasqua. Ed essi celebrarono la Pasqua, il quattordicesimo giorno del primo mese sull'imbrunire nel deserto di Sinai. I figlioni di Israele si conformarono a tutti gli ordini che l'Eterno aveva dato a Mosè. Or verono degli uomini che, essendo impuri perché avevano toccato un morto, non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. Si presentarono in quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne, e quegli uomini dissero a Mosè, noi siamo impuri per aver toccato un morto, perché ci sarebbe di tolto di poter consacrare l'offerta all'Eterno al tempo stabilito in mezzo ai figlioli di Israele? E Mosè rispose loro Aspettate e sentirò quel che l'Eterno ordinerà a vostro riguardo. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo Parla ai figlioli di Israele di loro. Se uno di voi o dei vostri discendenti sarà impuro per il contatto con un morto o sarà lontano in viaggio, celebrerà lo stesso la Pasqua in onore dell'Eterno. La celebreranno il quattordicesimo giorno del secondo mese sull'imbrunire, la mangeranno con del pane senza lievito e con delle erbe amare. Non ne lasceranno nulla di resto fino al mattino e non ne spezzeranno alcun osso. La celebreranno secondo le leggi della Pasqua. Ma colui che è puro, che non è in viaggio e che s'astiene dal celebrare la Pasqua, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo, siccome non ha presentato l'offerta all'Eterno nel tempo stabilito, quel tale porterà la pena del suo peccato, e se uno straniero che soggiorna tra voi celebra la Pasqua dell'Eterno, si conformerà alla legge e alle prescrizioni della Pasqua. Avrete un'unica legge per lo straniero e per il nativo del paese. Or il giorno in cui il tabernacolo fu eretto, la nuvola coprì il tabernacolo, la tenda della testimonianza, e dalla sera fino alla mattina aveva sul tabernacolo l'aspetto di un fuoco. Così avveniva sempre. La nuvola copriva il tabernacolo e di notte aveva l'apparenza di un fuoco, e tutte le volte che la nuvola s'alzava di sulla tenda, i figliuoli di Israele si mettevano in cammino dove la nuvola si fermava, qui i figliuoli di Israele si accampavano. I figlioli di Israele si mettevano in cammino all'ordine dell'Eterno e all'ordine dell'Eterno si accampavano, rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava sul tabernacolo e quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo i figlioli di Israele osservavano le prescrizioni dell'Eterno e non si muovevano. E se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo all'ordine dell'Eterno, rimanevano accampati e all'ordine dell'Eterno si mettevano in cammino. E se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina e si mettevano in cammino, o se dopo un giorno e una notte la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo due giorni o un mese o un anno, i figlioli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano, ma quando si alzava si mettevano in cammino. All'ordine dell'Eterno si accampavano e all'ordine dell'Eterno si mettevano in cammino, osservando le prescrizioni dell'Eterno secondo l'ordine trasmesso dall'Eterno per mezzo di Mosè. Numeri capitolo decimo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo Fatti due trombe d'argento, le farei d'argento battuto e ti serviranno per convocare la radunanza e per far muovere i campi. Al suon desse, tutta la radunanza si raccoglierà presso di te all'ingresso della tenda di convegno. Al suono d'una tromba sola, i principi, i capi delle migliaia di Israele, si muoveranno presso di te. Quando suonerete a lungo e forti squilli, i campi che sono a levante si metteranno in cammino. Quando suonerete una seconda volta a lunghi e forti squilli, i campi che si trovano a mezzogiorno, si metteranno in cammino. Si suonerà a lunghi e forti squilli quando dovranno mettersi in cammino. Quando deve essere convocata la radunanza, suonerete ma non a lunghi e forti squilli. E i sacerdoti figliuoli d'Aronne suoneranno le trombe. Sarà una legge perpetua per voi e per i vostri discendenti. Quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, sonerete a lunghi e forti squilli con le trombe, e sarete ricordati dinanzi all'Eterno al vostro Dio, e sarete così liberati dai vostri nemici. Così pure. Nei vostri giorni di gioia, nelle vostre solennità, e al principio dei vostri mesi, suonerete con le trombe quando offrite i vostri olocausti e i vostri sacrifici di azioni di grazia, ed esse vi faranno ricordare nel cospetto del vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ora venne che il secondo anno, il secondo mese, il ventesimo giorno del mese la nuvola s'alzò di sopra il tabernacolo della testimonianza e i figlioli di Israele partirono dal deserto di Sinai secondo l'ordine fissato per le loro marce e la nuvola si fermò nel deserto di Paran. Così si misero in cammino la prima volta secondo l'ordine dell'Eterno trasmesso per mezzo di Mosè. La bandiera del campo dei figlioli di Giuda, diviso secondo le loro schiere, si mosse la prima. Nashon, figliolo di Amminadab, comandava l'esercito di Giuda. Netaniil, figliolo di Tzuar, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Issachar. Ed Eliab, figliolo di Elon, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Zabulon. Il tabernacolo fu smontato, e i figlioli di Gerson e i figlioli di Merari si misero in cammino portando il tabernacolo. Poi si mosse la bandiera del campo di Ruben diviso secondo le sue schiere. Elisur, figliolo di Sheddeur, comandava l'esercito di Ruben. Shelumir, figliolo di Surishaddai, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Simeone. Eliasaf, figliuolo di Deuel, comandava l'esercito della tribù dei figliuoli di Gad. Poi si mossero i Kehatiti portando gli oggetti sacri e gli altri rizzavano il tabernacolo prima che quelli arrivassero. Poi si mosse la bandiera del campo dei figliuoli di Efraim, diviso secondo le sue schiere. Eli figliuolo di Ammihud, comandava l'esercito di Efraim. Gamaliel, figliolo di Pedazur, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Menasse, e Abidat, figliolo di Gideoni, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Beniamino. Poi si mosse la bandiera del campo dei figlioli di Dan, diviso secondo le sue schiere, formando la retroguardia di tutti i campi. Aiezer, figliolo di Ammishaddai, comandava l'esercito di Dan. Pagiel figliolo di Oream, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Asce, e Aira, figliolo di Enan, comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Neftali. Tale era l'ordine in cui i figlioli di Israele si misero in cammino secondo le loro schiere, e così partirono. Or Mosè disse a Obab, figliolo di Reuel, medianita suocero di Mosè. Noi ci incamminiamo verso il luogo del quale l'Eterno ha detto io ve lo darò. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché l'Eterno ha promesso di far del bene a Israele. Obab gli rispose: Io non verrò, ma andrò al mio paese e dai miei parenti. E Mosè disse: De, non ci lasciare, poiché tu conosci i luoghi dove dovremo accamparci nel deserto e sarai la nostra guida. E se vieni con noi, qualunque bene l'Eterno farà a noi, noi lo faremo a te. Così partirono dal Monte dell'Eterno e fecero tre giornate di cammino e l'arca del patto dell'Eterno andava davanti a loro durante le tre giornate di cammino per cercar loro un luogo di riposo. E la nuvola dell'Eterno era su loro durante il giorno quando partivano dal campo, quando l'arca partiva, Mosè diceva Levati, O Eterno, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggano dinanzi alla tua presenza quelli che todiano. E quando si posava, diceva: Torna, O Eterno, alle miriadi delle schiere di Israele. Numeri Capitolo UNDICESIMO Ora il popolo fece giungere empi mormorii agli orecchi dell'Eterno. E come l'Eterno gli udì, la sua ira si accese. Il fuoco dell'Eterno divampò fra loro e divorò l'estremità del campo. E il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense. E a quel luogo fu posto nome Tabarrat, perché il fuoco dell'Eterno aveva divampato fra loro. E eh, la cozzaglia di gente raccogliticcia che era fra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire «Che ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto per nulla, dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle, dell'agli, ed ora l'anima nostra è inaridita, non c'è più nulla!» Gli occhi nostri non vedano altro che questa manna. Or la manna era simile al seme di coriandolo, e aveva l'aspetto di Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine, o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole, o ne faceva delle focacce, e aveva il sapore di una focaccia con l'olio. Quando la rugiada cadeva sul campo la notte, vi cadeva anche la manna. E Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. E l'ira dell'Eterno si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. E Mosè disse all'Eterno: Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non. O io ho trovata grazia agli occhi tuoi che tu m'abbia messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho io forse dato alla luce io che tu mi dica portalo sul tuo seno come il balio porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? d'onde avrei io della carne da dare a tutto questo popolo poiché piagnucola dietro di me dicendo dacci da mangiare della carne io non posso da me solo portare tutto questo popolo è un peso troppo grave per me se mi vuoi trattare così uccidimi ti prego uccidimi se ho trovato grazia agli occhi tuoi e che io non vega la mia sventura e l'eterno disse a mosè Radunami settanta uomini degli anziani d'Israele conosciuti da te come anziani del popolo e come aventi autorità sovresso, conducili alla tenda di convegno e si presentino con te. Io scenderò e parlerò qui, viteco. Prenderò dello spirito che è su te e lo metterò su loro perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. E dirai al popolo santificatevi per domani e mangerete della carne poiché avete pianto agli orecchi dell'Eterno dicendo chi ci farà mangiare della carne. Stavamo pur bene in Egitto, ebbene l'Eterno vi darà della carne, e voi ne mangerete, e ne mangerete non per un giorno, né per due giorni, non per cinque giorni, né per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca per le narici e vi faccia nausea, poiché avete rigettato l'Eterno che è in mezzo a voi, e avete pianto davanti a Lui, dicendo, perché mai siamo usciti dall'Egitto? E Mosè disse, questo popolo in mezzo al quale mi trovo, non novera 600.000 adulti, e tu hai detto, io darò loro della carne e ne mangeranno per un mese intero. Si scanneranno per loro i greggi d'armenti in modo che ne abbiano abbastanza, o si radunerà per loro tutto il pesce nel mare in modo che ne abbiano abbastanza? E l'Eterno rispose a Mosè, La mano dell'Eterno è forse raccorciata?» Ora vedrai se la parola che ti ho detto s'adempia o no. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole dell'Eterno e radunò settanta uomini degli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda e l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò, prese dello spirito che era su lui e lo mise sui settanta anziani e avvenne che quando lo spirito si fu posato su loro quelli profetizzavano ma non continuarono. Intanto due uomini, l'uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti nel campo e lo spirito si posò su loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzavano nel campo. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nel campo. Allora Giosuè, figliolo di Nun, servo di Mosè dalla sua giovinezza, prese a dire: Mosè, signor mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli rispose: Sei tu geloso per me? O fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse l'Eterno mettere su loro lo Spirito suo. E Mosè si ritirò nel campo e assieme con gli anziani di Israele. E un vento si levò per ordine dell'Eterno e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso il campo, sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno al campo e un'altezza di circa due cubiti sulla superficie del suolo. E il popolo si levò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe dieci ome e se le distessero tutto intorno al campo. Ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano per anco masticata quando l'ira dell'Eterno si accese contro il popolo e l'Eterno percorse il popolo con la gravissima piaga. E quel luogo fu dato il nome di Kibrot tava perché vi si seppellì la gente che era stata presa dalla concupiscenza. Da Chibrot a Tava il popolo partì per Azzeroth e a Azzeroth si fermò. Numeri capitolo dodicesimo. Maria ed Aronne parlarono contro Mosè a cagione della moglie cuscita che aveva preso, poiché aveva preso una moglie cuscita, e dissero, L'Eterno ha egli parlato solo per mezzo di Mosè, non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno lo dì. Or Mosè era un uomo molto mansueto, più d'ogni altro uomo sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a un tratto a Mosè, ad Aaron e a Maria: Uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. E uscirono tutti e tre, e l'Eterno scese in una colonna di nuvola e si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. Ambedue si fecero avanti, e l'Eterno disse: Ascoltate ora le mie parole. Se v'è tra voi alcun profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così col mio servitore Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere, e non per via di enimmi, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? E l'ira dell'Eterno s'accese contro di loro ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra della tenda ed ecco che Maria era lebrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria ed ecco era lebrosa. E Aronne disse a Mosè, De, signor mio, non ci far portare la pena di peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. De che ella non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno materno. E Mosè gridò all'Eterno dicendo Guariscila, o oh Dio, te ne prego. E l'Eterno rispose a Mosè Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe ella vergogna per sette giorni? Stia dunque rinchiusa fuori del campo sette giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo sette giorni, e il popolo non si mise in cammino perché Maria non fu riammessa al campo. Poi il popolo partì da Azeroth e si accampò nel deserto di Param. Numeri capitolo tredicesimo L'Eterno parlò a Mosè dicendo: Manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figlioli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi. E Mosè mandò dal deserto di Paran secondo l'ordine dell'Eterno, quegli uomini erano tutti capi dei figliuoli di Israele. E questi erano i loro nomi, per la tribù di Ruben, Shumua figliolo di Zakur, per la tribù di Simeone, Shafat figliolo di Hori, per la tribù di Giuda. Caleb, figliolo di Gefunne, per la tribù di Issachar, Igal, figliuolo di Giuseppe, per la tribù di Efraim, Oshea, figliolo di Nun, per la tribù di Beniamino, Palti, figliolo di Raffu, per la tribù di Zabulon, Gadiel, figliolo di Sodi, per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Menasse, Gaddi, figliolo di Susi, per la tribù di Dan, Ammiel figliolo di Gemalli, per la tribù di Asher, Setur figliuolo di Micael, per la tribù di Neftali, Nabi figliolo di Vofsi, per la tribù di Gad, Gerual figliolo di Machi, tali i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese, e Mosè dette a Oshea figliolo di Nun il nome di Josué. Mosè dunque li mandò ad esplorare il paese di Canaan e disse loro: Andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti, e vedrete che paese sia, che popolo l'abiti, se è forte o debole, se poco o molto numeroso, come sia il paese che abita, se buono o cattivo, e come siano le città dove abita, se, se siano degli accampamenti o dei luoghi fortificati. E come sia il terreno, se grasso o magro, se vi siano alberi o no, abbiate coraggio e portate dei frutti del paese. Ora è il tempo che cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono ed esplorarono il paese dal deserto di Zin fino a Rehob sulla via di Amat. Salirono per il mezzogiorno e andarono fino a Hebron, dove erano Aimam, Shehai, Talmai, figlioli di Anak. Or Ebron era stata edificata sette anni prima di Zoa in Egitto, e giunsero fino alla valle de Skol, dove tagliarono un traccio con un grappolo d'uva che portarono in due come una stanga, e presero anche delle mille e dei Fichi. Quel luogo fu chiamato la Valle de Schol a motivo del grappolo d'uva che i figlioli Israele vi tagliarono. E alla fine di quaranta giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè ed Aaron e tutta la radunanza dei figlioli di Israele nel deserto di Paran a Cades. Riferirono ogni cosa a loro e tutta la radunanza e mostrarono loro i frutti del paese. E fecero il loro racconto dicendo Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Ed ecco dei suoi frutti: soltanto il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime. E vi abbiamo anche veduto dei figlioli di Anac: gli Amaleciti abitano nella parte meridionale del paese, gli Ittei, Gebusei, gli Amorei, la regione montuosa, i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. E Kale calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse Saliamo pure e conquistiamo il paese, poiché possiamo benissimo soggiogarlo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso i figlioli di Israele il paese che avevano esplorato dicendo Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti e tutta la gente che vi abbiamo veduta è gente d'alta statura. E abbiamo visto i giganti, figlioli di Anak, della razza dei giganti, aspetto dei quali ci pareva d'essere locuste, e tali parevamo a loro. Numeri, capitolo XIV Allora tutta la radunanza alzò la voce e diede in alte grida, e il popolo pianse tutta quella notte. E tutti i figlioli di Israele mormoravano contro Mosè e contro Aronne e tutta la radunanza, e disse loro: Fossimo pur morti nel Paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, e perché ci mena l'Eterno in questo paese dove cadremo per la spada, le nostre mogli, e i nostri piccini, vi saranno preda del nemico. Non sarebbe egli meglio per noi tornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro. Non un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè ed Aaron si prostrarono a terra dinanzi a tutta l'assemblea riunita dei figlioli d'Israele, e Giosuè figliolo di Nun e Caleb figliolo di Gefunne, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la radunanza dei figlioli d'Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate all'Eterno, non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo un nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi. Non ne abbiate paura. Allora tutta la radunanza parlò di lapidarli. Ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno e tutti i figlioli di Israele. E l'Eterno disse a Mosè, fino a quanto mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io li colperò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui. E Mosè disse all'Eterno, ma... L'udranno gli egiziani, di mezzo ai quali tu hai fatto salire questo popolo per la tua potenza. E la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, O eterno, sei nel mezzo di questo popolo, che apparisci loro faccia a faccia e che la tua nuvola si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno una colonna di nuvola e la notte in una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno, siccome l'Eterno non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli, li ha scannati nel deserto. Ed ora si mostri ti prego la potenza del Signore nella sua grandezza, come tu hai promesso dicendo l'Eterno è lento all'ira e di gran benignità, egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole e punisce l'iniquità dei padri e suoi figlioli fino alla terza e alla quarta generazione. De, perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua benignità, nel modo che hai perdonato questo popolo dall'Egitto fino a qui». E l'Eterno disse Io perdono come tu hai chiesto, ma com'è vero che io vivo tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno, e tutti quegli uomini che hanno veduto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, e nonostante m'hanno tentato già dieci volte, e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che m'hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo, Caleb, siccome è stato animato da un altro spirito e m'ha seguito appieno, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato, e la sua progenie lo possederà. Orli a Malekiti e i Cananei abitano nella valle. Domani tornate addietro, incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. L'Eterno parlò ancora a Mosè e a Arone dicendo, «Fino a quando sopporterò io questa malvagia radunanza che mormora contro di me? Io ho udito i mormorii che i figlioli d'Israele fanno contro di me. Di loro, com'è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi». I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e voi tutti quanti siete, di cui si è fatto il censimento dall'età di venti anni in su, e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese del quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figliolo di Gefunne, e Giosuè, figliolo di Num. I vostri piccini, che avete detto, sarebbero preda dei nemici, quelli vi farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disdegnato». Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e i vostri figlioli andranno pascendo i gregi nel deserto per quarant'anni, e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Come avete messo quaranta giorni ad esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità quarant'anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia incorrere nella mia disgrazia. Io l'Eterno ho parlato. Certo, così farò, e tutta questa malvagia radunanza, la quale si è messa assieme contro di me in questo deserto, saranno consunti, qui vi morranno. E gli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese, e che, tornati, avevano fatto mormorare tutta la radunanza contro di lui, screditando il paese, Quegli uomini dico, che avevano screditato il paese morirono colpiti da una piaga dinanzi all'Eterno. Ma Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, rimasero vivi fra quelli che erano andati ad esplorare il paese. Or, Mosè riferì quelle parole a tutti i figliuoli di Israele, e il popolo ne fece gran cordoglio, e la mattina si levarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte dicendo Eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato l'Eterno, poiché abbiamo peccato. Ma Mosè disse: Perché trasgredite l'ordine dell'Eterno? La cosa non andrà bene. Non salite perché l'Eterno non è in mezzo a voi che non abbiate ad essere sconfitti dai vostri nemici, poiché là di fronte a voi stanno gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete per la spada, giacché vi siete sviati dall'Eterno, l'Eterno non sarà con voi. Non di meno sostinarono a salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto dell'Eterno e Mosè non si mossero di mezzo al campo. Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li batterono e li fecero a pezzi fino a Orma. Numeri capitolo Quindicesimo Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo, Parla ai figliori d'Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare e che io vi do, e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco, l'ocausto, o sacrificio per adempimento d'un voto, o come offerta volontaria o nelle vostre feste solenni per fare un profumo soave all'Eterno col vostro grosso minuto bestiame, colui che presenterà la sua offerta all'Eterno offrirà come oblazione un decimo d'unefa di fior di farina stemperata con un quarto di un hin d'olio, e farai una libazione d'un quarto di hin di vino con l'olocausto o il sacrificio per ogni agnello. Se è per un montone, offrirai come oblazione due decimi defa di fior di farina stemperata col terzo di un hin d'olio, e farai una ribazione di un terzo di hin divino come offerta di odore soave all'Eterno. E se offri un giovenco come olocausto o come sacrificio per adempimento d'un voto o come sacrificio di azioni di grazia all'Eterno, si offrirà col giovenco come oblazione tre decimi defa di fior di farina stemperata con la metà di un hin d'olio, e farai una libazione di un mezzo indivino. È un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno. Così si farà per ogni bue, per ogni montone, per ogni agnello o capretto. Qualunque sia il numero degli animali che immolerete, farete così per la ciascuna vittima. Tutti quelli che sono nativi del paese saranno obbedienti a questo e offriranno un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno. E se uno straniero che soggiorna da voi o chiunque dimori fra voi nel futuro offre un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno, farà come fate voi. Vi sarà una sola legge per tutta l'assemblea, per voi e per lo straniero che soggiorna tra voi. Sarà una legge perpetua di generazione in generazione, come siete voi, così sarà lo straniero davanti all'Eterno. Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna da voi. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figlioli di Israele di loro, quando sarete arrivati nel paese dove io vi conduco e mangerete del pane di quel paese, ne preleverete un'offerta da presentare all'Eterno. Dalle primizie della vostra pasta metterete da parte una focaccia come un'offerta, la metterete da parte come si mette da parte l'offerta dell'Aia. Delle primizie della vostra pasta darete all'Eterno una parte come offerta di generazione in generazione. Quando avrete errato e non avrete osservato tutti questi comandamenti che l'Eterno ha dati a Mosè, tutto quello che l'Eterno vi ha comandato per mezzo di Mosè dal giorno che l'Eterno vi ha dato dei comandamenti e in appresso nelle vostre successive generazioni, se il peccato è stato commesso per errore, senza che la radunanza se ne sia accorta, Tutta la radunanza offrirà un giovenco come olocausto di suo avvedore all'Eterno, con la sua oblazione e la sua libazione secondo le norme stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, e il sacerdote farà l'espiazione per tutta la radunanza dei figlioli d'Israele di e sarà loro perdonato perché è stato un peccato commesso per errore ed essi hanno portato la loro offerta, un sacrificio fatto all'Eterno mediante il fuoco, e il loro sacrificio per il peccato dinanzi all'Eterno a causa del loro errore sarà perdonato e tutta la radunanza dei figlioli di Israele e allo straniero che soggiorna in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per errore. Se è una persona sola che pecca per errore, offrirà una capra d'un anno come un sacrificio per il peccato e il sacerdote farà l'espiazione dinanzi all'Eterno per la persona che avrà mancato commettendo un peccato per errore e quando avrà fatta l'espiazione per essa le sarà perdonato. Sia che si tratti d'un nativo del paese tra i figliuoli di Israele o d'uno straniero che soggiorna fra voi, avrete un'unica legge per colui che pecca per l'errore. Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero oltraggia l'Eterno, quella persona sarà sterminata di fra il suo popolo. Siccome ha sprezzato la parola dell'Eterno e ha violato il suo comandamento, e quella persona dovrà essere sterminata e porterà il peso della sua iniquità. Or, mentre i figlioli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva delle legna in giorno di sabato, e quelli che l'avevano trovato a raccogliere le legna lo menarono da Mosè e ad Arone e tutta la radunanza, e lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito... Cosa gli si dovesse fare? E l'Eterno disse a Mosè, Quell'uomo deve essere messo a morte, tutta la radunanza lo lapiderà fuori del campo. Tutta la radunanza lo menò fuori del campo e lo lapidò, e quello morì secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, Parla ai figliuoli di Israele e di loro che si facciano di generazione in generazione delle nappe agli angoli delle loro vesti e che mettino alla nappa ogni angolo un cordone violetto sarà questa una nappa d'ornamento e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti dell'Eterno per metterli in pratica e non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete santi al vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ho tratti dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono l'Eterno, il Dio vostro. Numeri capitolo sedicesimo Or Core, figliuolo di Kehat, figliuolo di Levi, insieme con Datan, Abiram, figliolo di Eliab, e On, figliolo di Pelet, tutti e tre figlioli di Ruben, presero altra gente e si levarono su in presenza di Mosè con duecentocinquanta uomini dei figlioli di Israele, principi della radunanza, membri del consiglio, uomini di Grido, e radunatisi contro Mosè e contro Aronne, dissero loro, basta, tutta la radunanza... Tutti fino ad uno sono santi e l'Eterno è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra la radunanza dell'Eterno? Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra, poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui dicendo, Domattino l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare. Farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Fate questo. Prendete dei turiboli, tu, Core, e tutta la gente che è con te, e domani mettetevi del fuoco e ponetevi su del profumo dinanzi all'Eterno, e colui che l'Eterno avrà scelto sarà santo. Basta, figliuoli di Levi. Mosè disse inoltre a Core, Ora ascoltate, o figliuoli di Levi, egli è poco per voi che il Dio di Israele va abbia partati dalla radunanza di Israele e va abbia fatto accostare a sé, per fare il servizio del tabernacolo dell'Eterno e per tenervi davanti alla radunanza, al fin d'esercitare a pro il vostro ministero? Egli vi fa accostare a sé, te e tutti i tuoi fratelli, figliuoli di Levi con te, e cercate anche il sacerdozio? E per questo tu e tutta la gente che teco vi siete radunati contro l'Eterno? Poiché chi è Aaronne che vi mettiate a mormorare contro di Lui? E Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram figliuoli di Eliab, ma essi gli dissero: Noi non saliremo. Egli è poco per te l'averci tratti fuori da un paese dove scorre il latte e il miele per farsi morire nel deserto che tu voglia anche farla da principe? Sì, da principe son noi. E poi, non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre il latte e il miele e non ci hai dato possessi di campi e di vigne? Credi tu di poter rendere cieca questa gente? Noi non saliremo. Allora Mosè si adirò forte e disse all'Eterno: Non gradire la loro oblazione. Io non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro. Poi Mosè disse a Core: Tu e tutta la tua gente trovatevi dinanzi domani all'Eterno, tu e loro con Aronne. E ciascun di voi prende il suo turibolo, vi metta del profumo e porti ciascuno il suo turibolo davanti all'Eterno. Saranno duecentocinquanta turiboli. Anche tu ed Aronne prenderete ciascuno il vostro turibolo. Essi dunque presero ciascuno il suo turibolo, vi misero del fuoco e vi posero su del profumo e si fermarono all'ingresso della tenda di convegno. Lo stesso fecero Mosè ed Aronne. E Core convocò tutta la radunanza contro Mosè ed Arone all'ingresso della tenda di convegno, e la gloria dell'Eterno apparve a tutta la radunanza. E l'Eterno parlò a Mosè e ad Arone, dicendo, «Separatevi da questa radunanza, e io li consumerò in un attimo». Ma essi prostratisi con la faccia a terra, dissero, «O oh Dio, Dio degli spiriti d'ogni carne, un uomo solo ha peccato, e ti adireresti tu contro tutta la radunanza?» E l'Eterno parlò a Mosè, dicendo, Parla alla radunanza e dille, Ritiratevi intorno alla dimora di Core, di Datan e di Abiram. E Mosè si levò e andò da Ditam e da Abiram, e gli anziani di Israele lo seguirono. Ed egli parlò alla radunanza, dicendo, Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi, e non toccate nulla di ciò che è loro, affinché non abbiate a perire a cagione di tutti i loro peccati. Così quelli si ritirarono dintorno dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram. Datan ed Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figliuoli e i loro piccini. E Mosè disse Da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose e che io non le ho fatte di mia testa. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato. Ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e l'ingoia con tutto quello che appartiene a loro, e se si scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno. E avvenne, come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole, che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro. La terra spalancò la sua bocca e li ingoiò. Essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba, escessero vivi nel soggiorno dei morti, e la terra si richiuse su loro, ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea. Tutto Israele, che era attorno ad essi, fuggì alle loro grida, perché dicevano, «Che la terra non inghiottisca noi pure!» E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i duecentocinquanta uomini che offrivano il profumo. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo Di a Eleazar figliuolo del sacerdote Aronne di trarre i turiboli di mezzo dall'incendio e di disperdere qua e là il fuoco perché quelli sono sacri. E dei turiboli di quegli uomini che hanno peccato al prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestire l'altare, poiché sono stati preservati davanti all'Eterno e quindi sono sacri e serviranno di segno ai figlioli di Israele. E il sacerdote Eleazar presi i turiboli di rame presentati davanti agli uomini che erano stati arsi e furono tirati in lamine per rivestire l'altare, affinché servissero di ricordanza ai figlioli di Israele. E niun estraneo che non sia della progenie d'Aronne s'accosti a darne il profumo davanti all'Eterno, e abbia la sorte di core di quelli che erano con lui. Eliasar fece come l'Eterno gli aveva detto per mezzo di Mosè. Il giorno seguente tutta la radunanza dei figlioli di Israele mormorò contro Mosè e Aronne, dicendo, Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. E avvenne che come la radunanza si faceva numerosa contro Mosè e contro Aaronne i figliuoli d'Israele si volsero verso la tenda di convegno ed ecco che la nuvola la ricoprì ed apparve la gloria dell'Eterno. Mosè ed Aaronne vennero davanti alla tenda di convegno e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Toglietevi di mezzo a questa radunanza e io li consumerò in un attimo. Ed essi si prostrarono con la faccia a terra e Mosè disse ad Aaronne: Prendi il turibolo, mettiti dentro del fuoco sull'altare, ponvi su del profumo e portalo presto in mezzo alla radunanza e fa l'espiazione per essi, poiché l'ira dell'Eterno è scoppiata, la piaga è già cominciata. E Aaron prese il turibolo come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea ed ecco che la piaga era già cominciata fra il popolo. Mise il profumo nel turibolo e fece l'espiazione per il popolo e si fermò fra i morti e i vivi e la piaga fu arrestata. Or quelli che mormoravano di questa piaga furono 14.700 oltre a quelli che morirono per il fatto di core. Aronne tornò a Mosè all'ingresso della tenda di convegno e la piaga fu arrestata. Numeri capitolo 17. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo Parla ai figlioli d'Israele, e fatti dare da loro delle verghe, una per ogni casa dei loro padri, cioè dodici verghe da parte di tutti i loro principi secondo le case dei loro padri. Scriverai il nome d'ognuno sulla sua verga, e scriverai il nome d'Aronne sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per ogni capo delle case dei loro padri, e riporrai quelle verghe nella tenda del convegno davanti alla testimonianza dove io mi ritrovo con voi. E avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà, e farò cessare davanti a me i mormorii che i figlioli di Israele fanno contro di voi. E Mosè parlò ai figlioli di Israele, e tutti i loro principi gli dettero una verga per uno secondo le casse dei loro padri, cioè dodici verghe, e la verga d'Aronne era in mezzo alle verghe loro. E Mosè ripose quelle verghe davanti all'Eterno nella tenda della testimonianza. E avvenne l'indomani che Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ed ecco che la verga d'aronne per la casa di Levi aveva fiorito, gettando dei bottoni, sbocciato dei fiori, e maturando delle mandorle. Allora Mosè tolse tutte le verghe di davanti all'Eterno, e le portò a tutti i figlioli di Israele, ed essi le videro, e presero ciascuno la sua verga, e l'Eterno disse a Mosè, riporta la verga d'Aronne davanti alla testimonianza perché sia conservata come un segno ai ribelli, onde sia messo fin ai loro mormorii contro di me, ed essi non muoiono. Mosè fece così, fece come l'Eterno gli aveva comandato. I figlioli di Israele dissero a Mosè, ecco, periamo, siamo perduti, siamo tutti perduti. Chiunque s'accosta, chiunque s'accosta al tabernacolo dell'Eterno muore. Dovremmo perire tutti quanti. Numeri capitolo diciottesimo. E l'Eterno disse a Daronne, tu, i tuoi figliuoli e la casa di tuo padre con te porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario, e tu e i tuoi figliuoli porterete il peso delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio e anche i tuoi fratelli la tribù di Levi la tribù di tuo padre farai accostare a te affinché ti siano aggiunti e ti servano quanto tu e i tuoi figlioli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza essi faranno il servizio sotto i tuoi ordini in tutto quel che concerne la tenda soltanto non si accosteranno agli utensili del santuario né all'altare affinché non moriate e gli uni e gli altri Essi ti saranno dunque aggiunti e faranno il servizio della tenda di convegno in tutto ciò che le concerne, e nessun estraneo s'accosterà a voi, e voi farete il servizio del santuario e dell'altare affinché non vi sia più ira contro i figliuoli di Israele. Quanto a me, ecco io ho preso i vostri figliuoli leviti di mezzo ai figliuoli di Israele dati all'Eterno, essi sono rimessi in dono e voi per fare il servizio della tenda di convegno. E tu e i tuoi figliuoli con te eserciterete il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l'altare e ciò che è di là dal velo e farete il vostro servizio. Io vi do l'esercizio del sacerdozio come un dono. L'estraneo che si accosterà sarà messo a morte. L'Eterno disse ancora da Ronne, ecco, di tutte le cose consacrate dai figlioli di Israele, io ti do quelle che mi sono offerte per l'elevazione. Io te le do e tu ai tuoi figliuoli come diritto d'unzione per legge perpetua. Questo ti apparterà tra le cose Santissime, non consumate dal fuoco. Tutte le loro offerte vale a dire ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato ed ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno? Sono tutte cose Santissime che apparteranno a te e ai tuoi figlioli. Le mangerai in Luogo Santissimo, ne mangerai ogni maschio ti saranno come cose sante. Questo ancora ti appartiene. I doni che i figlioli di Israele presenteranno per elevazione e tutte le loro offerte agitate, Io le do a te, ai tuoi figlioli e alle tue figliuole con te per legge perpetua. Chiunque sarà puro in casa tua, ne potrà mangiare. Ti do pure tutte le primizie che si offriranno all'Eterno, il meglio dell'olio, il meglio del mosto, del grano e le primizie del tuo ciò che produrrà la loro terra e che essi presenteranno all'Eterno saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. Tutto ciò che sarà consacrato per voi, d'interdetto in Israele, sarà tuo. Ogni primogenito ed ogni carne che si offriranno all'Eterno, così degli uomini come degli animali, sarà tuo, però farai riscattare il primogenito dell'uomo, e farai parimente riscattare il primogenito di un animale impuro. E quanto al riscatto, li farai riscattare dall'età di un mese secondo la tua stima, per cinque sicli d'argento e un siclo di santuario, che è di venti ghere. Ma non farai riscattare il primogenito della vacca, nel primogenito della pecora, nel primogenito della capra, sono cosa sacra. Spanderai il loro sangue sull'altare e farai fumare il loro grasso come sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno. La loro carne sarà tua, sarà tua come il petto dell'offerta agitata e come la coscia destra. Io ti do a te e ai figlioli e alle tue figliole con te per legge perpetua. Tutte le offerte di cose sante che i figlioli di Israele presenteranno all'Eterno per elevazione. È un patto inalterabile, perpetuo dinanzi all'Eterno, per te e per la tua progenie con te. L'Eterno disse ancora ad Aronne, tu non avrai alcun possesso nel paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo ai figlioli di Israele e ai figlioli di Levi. Io do come possesso tutte le decime in Israele in contraccambio del servizio che fanno, il servizio della tenda di convegno e i figlioli di Israele non s'accosteranno più alla tenda di convegno per non caricarsi d'un peccato che li trarrebbe a morte. Ma il servizio della tenda di convegno lo faranno soltanto i leviti ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità, Sarà una legge perpetua di generazione in generazione, e non possederanno nulla tra i figliuoli di Israele, poiché io do come possesso ai Leviti le decime dei figliuoli di Israele, presenteranno all'Eterno come offerta elevata. Per questo ti dico di loro: Non possederanno nulla tra i figliuoli di Israele. E l'Eterno parlò a Mosè, dicendo: Parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro: quando riceverete dai figlioli di Israele le decime che io vi do per conto loro come vostro possesso, ne metterete da parte un'offerta da fare all'Eterno, una decima della decima. E l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'Aia, come il mostro che esce dallo strettoio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figlioli di Israele. E darete al sacerdote Aaron l'offerta che avete messo da parte per l'Eterno. Da tutte queste cose che vi saranno donate metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno, di tutto ciò che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto che è da consacrare. E dirai loro, quando ne avrete messo da parte il meglio quel che rimane, Sarà contato ai Leviti come il provento dell'aia e come il provento dello strettoio, e lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno. E così non vi caricherete da alcun peccato, e già che ne avrete messo da parte il meglio, e non profanerete le cose sante dei figlioli di Israele, e non morrete». NUMERI CAPITOLO DICIANNOVESIMO L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Arone, dicendo, «Questo è l'ordine della legge che l'Eterno ha prescritta, dicendo, di ai figliuoli d'Israele che ti menino una giovenca rossa senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il gioco. E la darete al sacerdote Eleazar, che la condurrà fuori del campo e la farà scannare in sua presenza. Il sacerdote Eleazar prenderà col dito del sangue della giovenca e ne farà sette volte la spersione dal lato dell'ingresso della tenda di convegno, poi si brucerà la giovenca sotto gli occhi di lui, se ne brucerà la pelle, la carne, il sangue con i suoi escrementi. Il sacerdote prenderà quindi del legno di cedro, dell'issopo, della stoffa scarlata e getterà tutto in mezzo al fuoco che consuma la giovenca. Poi il sacerdote si laverà le vesti e il corpo nell'acqua. Dopodiché rientrerà nel campo e il sacerdote sarà impuro fino alla sera. E colui che avrà bruciato la giovenca si sì, laverà le vesti nell'acqua, farà un'abluzione nel corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori del campo in un luogo puro dove saranno conservate per la radunanza dei figlioli di Israele con. Acqua di purificazione è un sacrificio per il peccato. E colui che vi avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera e questa sarà una legge perpetua per i figlioli di Israele e per lo straniero che soggiornerà da voi. Chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro sette giorni, quando un uomo si sarà purificato con quell'acqua il terzo e il settimo giorno sarà puro, ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno non sarà puro. Chiunque avrà toccato un morto, il corpo di una persona umana che sia morta e non si sarà purificato, avrà contaminato la dimora dell'Eterno e quel tale sarà sterminato di mezzo a Israele, siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su lui egli è impuro, ha ancora addosso la sua impurità. Questa è la legge. Quando un uomo sarà morto in una tenda, chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro sette giorni. E ogni vaso scoperto sul quale non sta coperchio attaccato sarà impuro. E chiunque per i campi avrà toccato un uomo ucciso per la spada o morto da sé o un osso di un uomo, o un sepolcro, sarà impuro sette giorni. E per colui che sarà divenuto impuro, si prenderà della cenere della vittima, alza per il peccato, e vi si verserà su dell'acqua viva in un vaso. Poi un uomo puro prenderà dell'isopo, lo intingerà nell'acqua, ne spruzzerà la tenda, tutti gli utensili e tutte le persone che vi son quivi, e con lui. Anche colui che ha toccato l'osso, o l'ucciso, o il morto da sé, o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno, e lo purificherà il settimo giorno. Poi colui che è stato immondo si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà puro la sera. Ma colui che divenuto impuro non si purificherà, sarà sterminato di mezzo alla radunanza perché ha contaminato il sangue del sacrificio dell'Eterno. L'acqua della purificazione non è stata spruzzata su di lui ed è impuro. Sarà per loro una legge perpetua. Colui che avrà spruzzato l'acqua di purificazione si laverà le vesti e chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera. E tutto quello che è impuro avrà toccato sarà impuro, e una persona che avrà toccato lui sarà impuro fino alla sera. NUMERI CAPITOLO VENTESIMO Or tutta la radunanza dei figlioli di Israele arrivò al deserto di Zin il primo mese, e il popolo si fermò a Cades. Qui vi morì e fu sepolta Maria, e mancava l'acqua per la radunanza, onde ci fu assembramento contro Mosè, contro Aronne, e il popolo contese con Mosè dicendo fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno, e perché avete menato la radunanza dell'Eterno in questo deserto per morirvi noi e il nostro bestiame, e perché ci avete fatti salire dall'Egitto per menarci in questo triste luogo, non è il luogo dove si possa seminare, non ci son fichi, non vigne, non malagrane, e non c'è acqua da bere. Allora Mosè e Aaronne si allontanarono dalla radunanza per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra, e la gloria dell'Eterno apparve loro. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne, e convocate la radunanza e parlate a quel sasso in loro presenza, ed esso darà la sua acqua, e tu farai sgorgare per loro dell'acqua dal sasso e darai da bere la radunanza e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato, e Mosè ed Aronne convocarono la radunanza di rimpetto al sasso, e Mosè disse loro, ora ascoltate o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso? E Mosè alzò la mano e percosse il sasso col suo bastone due volte, e ne uscì dell'acqua in abbondanza, e la radunanza e il suo bestiame bevero. Poi l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne, siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome e agli occhi dei figlioli d'Israele, voi non introdurrete questa radunanza nel paese che le do. Queste sono le acque di Meriba, dove i figlioli d'Israele Israele contessero con l'Eterno. Che si fece riconoscere come il Santo in mezzo a loro. Poi Mosè mandò da Cades degli ambasciatori al re Edom per dirgli: Così dice Israele tuo fratello, tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli egiziani maltrattarono noi i nostri padri. E noi gridammo all'Eterno, ed egli udì la nostra voce, e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto, ed eccoci ora in Cades, che è città agli estremi tu dei tuoi confini. De, lasciaci passare per il tuo paese, noi non passeremo né per i campi né per vigne, e non berremo l'acqua dei pozzi, seguiremo la strada pubblica, senza deviare né a destra né a sinistra, finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. Ma Edom gli rispose... Tu non passerai sul mio territorio, altrimenti ti verrò contro con la spada. E i figlioli di Israele gli dissero, noi saliremo per la strada maestra, e se noi e il nostro bestiame berremo dell'acqua tua, te la pagheremo. Lasciaci semplicemente transitare a piedi. Ma quello rispose, non passerai. E Edom mosse contro Israele con molta gente e con potente mano. Così Edom. Ricusò a Israele il transito per i suoi confini onde Israele s'allontanò da lui. Tutta la radunanza dei figliuoli di Israele si partì da Cades e arrivò al monte Hor. E l'Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne dal monte Or sui confini del paese di Edom, dicendo: Aronne sta per essere raccolto presso il suo popolo, e non entrerà nel paese che ho dato ai figlioli di Israele, perché si è stati ribelli al mio comando alle acque di Meriba. Prendi Aronne ed Eleazar, suo figliuolo e falli salire sul monte Or. Spogli Aronne dei suoi parimenti, e rivestine Eleazar, suo figliolo. Quivi Aronne sarà raccolto presso il suo popolo, e morrà. E Mosè fece come l'Eterno aveva ordinato, ed essi salirono sul monte Or a vista di tutta la radunanza. Mosè spogliò Aronne dei suoi paramenti, e ne rivestì Eleazar figliuolo di lui, e Aronne morì quivi sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte, e quando tutta la radunanza vide che Aronne era morto, tutta la casa d'Israele lo pianse per trenta giorni. Numeri, capitolo ventunesimo Ora il re Cananeo di Arad, che abitava il mezzogiorno, avendo dito che Israele veniva per la via di Atarin, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto all'Eterno e disse, «Se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio». E l'Eterno porse ascolto alla voce di Israele, e gli diede nelle mani i Cananei, e Israele votò allo stermino i Cananei e le loro città, e a quel luogo fu posto nome Horma. Poi gli Israeliti si partirono dal monte Hormo muovendo verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fe' impaziente nel viaggio, e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo... Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua né l'anima nostra è nauseata da questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo, e l'Eterno disse a Mosè: Fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, e avverà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna, e avvenne che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Poi i figlioli di Israele partirono e si accamparono a Oboth. E, partitisi da Oboth, si accamparono a Ige-Abarin, nel deserto che è di dirimpetto a Moab, dal lato dove sorge il sole. Di là si partirono e si accamparono nella valle di Zered. Poi si partirono di là e si accamparono dall'altro lato dell'Arnon, che scorre nel deserto e nasce sui confini degli Amorei, poiché l'Arnon è confine di Moab, fra Moab e gli Amorei. Per questo è detto nel libro delle guerre dell'Eterno, Vaheb in Sufa e le valli dell'Arnon, e i declivi delle valli che si estendono verso le dimore di Ar e s'appoggiano alla frontiera di Moab. E di là andarono a Ber, che è il pozzo a proposito del quale l'Eterno disse a Mosè: Raduna il popolo e io gli darò dell'acqua. E fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico: Scaturisci io pozzo? Salutatelo con canti. Pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro, con i loro bastoni. Poi dal deserto andarono a Matana e da Matana a Nataliel e Nahaliel a Bomot e da Bomot nella valle che è nella campagna di Moab verso l'altura del Pisga che domina il deserto. Ora Israele. Mandò ambasciatori a Sihon, re degli Amorei, per dirgli Lasciami passare per il tuo paese, noi non ci svieremo per i campi né per le vigne, non berremo l'acqua dei pozzi, seguiremo la strada pubblica finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. Ma Sihon non permise a Israele di passare per i suoi confini, anzi radunò tutta la sua gente, uscì fuori contro Israele nel deserto, giunse a Yatas, e die battaglia a Israele. Israele lo sconfisse passando a fil di spada e conquistò il suo paese dall'Ardon fino al Yabok, sino ai confini dei figlioli di Amon, poiché la frontiera dei figlioli di Amon era forte. E Israele prese tutte quelle città e abitò in tutte le città degli Amorei, in Eshbon e in tutte le città del suo territorio, poiché Eshbon era la città di Sihon, re degli Amorei, il quale aveva mosso guerra al precedente re di Moab e gli aveva tolto tutto il suo paese fino all'Arnon. Per questo, dicono i poeti, venite a Eshbon, la città di Sihon, già ricostruita e fortificata, poiché un fuoco è uscito da Eshbon, una fiamma dalla città di Sihon, e sta divorato ar di Moab, i padroni delle alture dell'Arnon. Guai a te, O oh Moab, sei perduto, o popolo di Chemosh. Chemosh ha fatto dei suoi figlioli tanti fuggiaschi, e ha dato le sue figliole come schiava a Sihon, re degli Amorei. Noi abbiamo scagliato su loro le nostre frecce. Eshbon è distrutta fino a Dibon. Abbiamo tutto devastato fino a Nofat. Il fuoco è giunto fino a Maleba. Così Israele si stabilì nel paese degli Amorei, poi Mosè mandò ad esplorare Iasrero e gli israeliti presero le città del suo territorio e ne cacciarono gli amorei che vi si trovavano. E mutata direzione risalirono il paese in direzione di Bashan e Og re di Bashan uscì contro loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei. Ma l'Eterno disse a Mosè: Non lo temere, poiché io lo do nelle tue mani. Lui. Tutta la sua gente e il suo paese, trattalo come hai trattato Sihon, il re degli Amorei, che abitava a Eshbon. E gli Israeli batterono lui con i suoi figlioli con tutto il suo popolo, in guisa che non gli rimase più anima viva e si impadronirono del suo paese. Numeri, capitolo 22 poi i figliuoli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Or Balak, figliolo di Zippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei, e Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso. Moab fu preso d'angoscia a Cagione dei figlioli di Israele, onde Moab disse agli anziani di Madiam, Or questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. Or Balak, figliolo di Zippor, era in quel tempo re di Moab, e gli mandò ambasciatori a Balaam, figliolo di Beor, e a Pehor, che sta sul fiume. Nel paese dei figlioli del suo popolo, per chiamarle e dirgli, ecco, un popolo è uscito da Egitto. Esso ricopre la faccia della terra, e si è stabilito di rimpetto a me. Or dunque vieni, te ne prego, e malediscimi questo popolo, poiché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo, e potrò cacciarlo dal paese, poiché so che chi tu benedici è benedetto, e chi tu maledici è maledetto. Gli anziani di Moab e gli anziani di Madia partirono. Portando in mano la mercede dell'indovino e arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balak. Balaam disse loro: Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo che mi dirà l'Eterno. E i principi di Moab stettero da Balaam. Ora Dio venne a Balaam e disse: Chi sono questi uomini che stanno da te?. E Balaam rispose a Dio: Balak. Figliuolo di Zippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: Ecco il popolo che è uscito dell'Egitto ricopre la faccia della terra. Or vieni a maledirmelo, forse riuscirò così a batterlo e potrò cacciarlo. E Dio disse a Balan: Tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché gli è benedetto. Balan si levò la mattina e disse ai principi di Balac: Andatevene al vostro paese perché l'Eterno mi rifiutato il permesso di andare con voi. E i principi di Moab si levarono e tornarono da Balak e dissero, Balam ha rifiutato di venire con noi. Allora Balak mandò di nuovo dei principi in maggior numero e più riguardevoli che quei di prima, i quali vennero da Balam e gli dissero, così dice Balak figliolo di Zippor, de nulla ti trattenga dal venire da me, poiché io ti ricolmerò di onori, e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo. Ma Balam rispose e disse ai servi di Balac Quando anche Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine dell'Eterno del mio Dio per far cosa piccolo o grande che fosse. Non di meno trattenetemi qui anche voi stanotte, on Dio sappia ciò che l'Eterno mi dirà ancora. E Dio venne la notte a Balam e gli disse, Se quegli uomini sono venuti a chiamarti, levati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò. Balam quindi si levò la mattina, sellò la sua asina e se ne andò coi principi di Moab. Ma l'ira di Dio s'accese perché egli se n'era andato e l'angelo dell'Eterno si fosse sulla strada per fargli ostacolo. Ora egli cavalcava la sua asina e aveva seco due servitori. L'asina, vedendo l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, uscì di via e cominciava ad andare per i campi. Balan percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo dell'Eterno si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva in mano un, un muro di qua e un muro di là. E, e l'asina vide l'angelo dell'Eterno e si serrò al muro e strinse il piede di Balam al muro. E Balam la percosse di nuovo. E l'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balam e l'ira di Balam s'accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora l'eterno aprì la bocca all'asina che disse a Balam: Che to io fatto che tu mi percuoti già per la terza volta? E Balam rispose all'asina: Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano t'ammazzerei sull'attimo. E l'asina disse a Balam: Non sono io la tua asina che hai sempre cavalcato fino a quest'oggi? Sono io solita far così? Ed egli rispose no. Allora l'Eterno aprì gli occhi di Balam ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. E l'angelo dell'Eterno gli disse, Perché hai percorso la tua asina già tre volte? Ecco io sono uscito per farti ostacolo, perché la via che batti è contraria al voler mio. E l'asina ma visto ed è uscita di strada davanti a me, queste tre volte se non fossi uscita di strada davanti a me certo io avrei già ucciso te e lasciato in vita lei allora balam disse all'angelo del signore io ho peccato perché non sapevo che tu ti fossi posto contro di me sulla strada e ora se questo ti dispiace io me ne ritornerò e l'angelo dell'eterno disse a balam va pure con quegli uomini ma dirai soltanto quello che io ti dirò. E Balan se ne andò coi principi di Balak. Quando Balak udì che Balan arrivava, gli andò incontro a Moab, che è sul confine segnato dall'Arnon, nella frontiera estrema, e Balak disse a Balam, non ti ho io mandato con insistenza a chiamare, perché non sei venuto da me, non sono io proprio in grado di farti onore. E Balan risse a Balak, Ecco, sono venuto da te, ma posso io adesso dire qualsiasi cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca quella dirò. Bala andò con Balak e giunsero a Kiryat Utsot. Mandò Balak che sacrificò buoi e pecore e mandò parte delle carni a Bala e ai principi che erano con lui. La mattina Balak prese Balak e lo fece salire a Bomat-Baal, donde Balam vide l'estremità del campo di Israele. Numeri, capitolo ventitreesimo Balam disse a Balac: «Edificami quivi sette altari, e preparami qui sette giovenchi e sette montoni.» Balac fece come Balan aveva detto, e Balak e Balan offrirono un giovenco e un montone su ciascun altare.» E Balaam disse a Balak, «Statene presso al tuo olocausto, e io andrò. Forse l'Eterno mi verrà incontro, e quel che mi avrà fatto vedere te lo riferirò.» E se ne andò sopra una nuda altura, e Dio si fece incontro a Balaam, e Balaam gli disse, «Io ho preparato i sette altari, e ho offerto un giovenco e un montone su ciascun altare.» Allora l'Eterno mise delle parole in bocca a Balaam, Egli disse, «Torna da Balak e parla così.» Balan tornò da Balak, ed ecco che questi stava presso al suo olocausto, egli con tutti i principi di Moab. Allora Balan pronunziò il suo oracolo e disse, «Balak m'ha fatto venire da Aram, il re di Moab, dalle montagne d'Oriente. Vieni, disse, maledicimi Giacobbe, vieni, esacra Israele! Come farò a maledire?» E Dio non l'ha maledetto, come farò ad esacrare l'Eterno non l'ha esacrato? Io ho, lo guardo dal sommo delle rupi, e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo, e non è contato nel novero delle nazioni. Chi può contare la polvere di Giacobbe, o calcolare il quarto di Israele? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro. Allora Balak disse a Balaam: Che mai tu fatto? T'ho preso per maledire i miei nemici ed ecco, non hai fatto che benedirli. L'altro gli rispose e disse: Non debbo io stare attento e dire soltanto ciò che l'Eterno mi mette in bocca? E Balac gli disse: Deh. Vieni meco in un altro luogo donde tu lo potrai vedere. Tu di qui non puoi vedere che un'estremità. Non lo puoi vedere tutto quanto. E di là me lo maledirai. E lo condusse al campo di Zofim sulla cima del Pisga. Edificò sette altari e offrì un giovenco e un montone su ciascun altare. E Balam disse a Balak: Stattene qui presso al tuo olocausto. E io andrò a incontrare l'Eterno, e l'Eterno si fece incontro a Balam, gli mise delle parole in bocca e gli disse, torna da Balak e parla così. Balam tornò da Balak ed ecco che questi stava presso al suo olocausto coi principi di Moab, e Balak gli disse, che ha detto l'Eterno? Allora Balam pronunziò il suo oracolo e disse, levati Balak e ascolta. Porgimi orecchio, figliuolo di Zippor, e Dio non è un uomo, perché mentisca né un figliuolo d'uomo, poiché ei si penta. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non metterà la parola? Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire, egli ha benedetto, io non revocherò la benedizione. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. L'Eterno il suo Dio è con lui, e Israele lo acclama come suo Re. Il Dio lo ha tratto dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe non vè magia, in Israele non vè divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe ed a Israele qual è l'opera che il Dio compie. Ecco, un popolo che si leva su come una leonessa e si rizza come un leone. E non si sdraia prima d'aver divorato la preda e bevuto il sangue di quelli che ha ucciso. Allora Balak disse a Balam: non lo maledire, ma anche non lo benedire. Ma Bala rispose e disse a Balak, non to' io detto espressamente, io farò tutto quello che l'Eterno dirà. E Balak disse a Balam: De, vieni, io ti condurrò in un altro luogo, forse piacerà a Dio che tu me lo maledica di là. Balak dunque condusse Balan in cima al peor che domina il deserto e Balan disse a Balak edificami qui sette altari e preparami qui sette giovenchi e sette montoni. E Balak fece come Balan aveva detto e offrì un giovenco e un montone su ciascun altare. Numeri capitolo 24. E Balam vedendo che piaceva all'Eterno di benedire Israele, non ricorse come le altre volte alla magia, ma voltò la faccia verso il deserto. E alzati gli occhi, Balam vide Israele accampato tribù per tribù, e lo Spirito di Dio fu sopra lui. E Balam pronunciò il suo oracolo e disse, Così dice Balam figliolo di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, e così dice colui che ode le parole di Dio. Colui che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui s'aprono gli occhi. Come son belle le tue tende, o oh Giacobbe, le tue dimore, o oh Israele. Esse si estendono come valli, come giardini in riva a un fiume, come aloe piantati dall'Eterno, come cedri vicini alle acque. L'acqua trabocca dalle sue secchie, e la tua semenza è bene adacquata, il suo re sarà il più alto di Agar, il suo regno sarà esaltato. Il Dio che t'ha tratto dall'Egitto gli dà vigore del bufalo, egli divorerà i popoli che gli sono avversari, frantumerà loro le ossa e li trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà rizzare? Benedetto chiunque ti benedice. Maledetto chiunque ti maledice. Allora l'ira di Balak s'accese contro Balam e Balak battendo la mano disse a Balam, io t'ho chiamato per maledire i miei nemici ed ecco che li hai benedetti già per la terza volta, ordunque fuggitene a casa tua. Io avevo detto che ti colmerai di onori, ma ecco l'Eterno ti rifiuta gli onori. E Balam rispose a Balak, e non dissi io fin dal principio agli ambasciatori che mi mandasti, quando anche Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasverire l'ordine dell'Eterno per far la mia iniziativa, alcunché di bene o di male? Ciò che l'Eterno dirà, quello dirò. Ed ora, ecco, io me ne vado al mio popolo. Vieni, io ti annunzierò ciò che questo popolo farà al popolo tuo nei giorni a venire. Allora... Balan pronunziò il suo oracolo e disse così dice Balan, figliuolo di beor così dice l'uomo che ha l'occhio aperto così dice colui che ode le parole di dio che conosce la scienza dell'altissimo e che contempla la visione dell'onnipotente colui che si prostra e a cui s'aprono gli occhi lo vedano ma non ora lo contemplo ma non vicino un astro sorge da giacobbe e uno scettro si eleva da Israele che colpirà Moab da un campo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta, si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico, Israele farà prodezze, da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città. Balaam vide anche Amalek e pronunziò il suo oracolo dicendo Amalek, è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire fa capo alla rovina. Vide anche i chenei, e pronunziò il suo oracolo, dicendo, la tua dimora è solida, e il tuo nido è posto nella roccia. Non di meno il cheneo dovrà essere devastato, finché l'assiro ti meni in cattività. Poi pronunziò di nuovo il suo oracolo, e disse, ahimè, chi sussisterà quando li Dio avrà stabilito colui. Ma delle navi verranno dalle parti di Chitin, e umilieranno Assur, umilieranno Eber, ed egli pure finirà per essere distrutto. Poi Balam si levò e partì e se ne tornò a casa sua, e Balak pure se ne andò per la sua strada. Numeri capitolo venticinquesimo Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a darsi all'impurità con le figliuole di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal peor, e l'Ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè Prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al Sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici d'Israele ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ed ecco che uno dei figlioli d'Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna medianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la radunanza dei figlioli d'Israele, mentre si stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. La qualcosa, avendo veduta Fineas, figliolo di Leazar, figliolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla radunanza e diede piglio ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambedue, l'uomo d'Israele e la donna nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figlioli di Israele, di quel flagello morirono ventiquattromila persone. L'Eterno parlò a Mosè dicendo Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aaronne ha rimossa l'Ira mia dai figlioli d'Israele, perché gli è stato animato dal mio zelo in mezzo ad essi, ed io, nella mia indignazione, non ho sterminato i figlioli d'Israele. Perciò digli che io fermo con Lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza d'un sacerdozio perpetuo perché gli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figliuoli di Israele. Or l'uomo di Israele che fu ucciso con la donna Madianita si chiamava Zimri figliuolo di Salù capo di una casa patriarcale di Simeoniti e la donna che fu uccisa, la Madianita, si chiamava Kozbi figliola di Zur capo della gente di una casa patriarcale di Madia. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Trattate i Madianiti come nemici e uccideteli, poiché si vi hanno trattati da nemici con inganni, mediante i quali vanno sedotti nell'affare di Peor e nell'affare di Cosbi, figliola di un principe di Madia, loro sorella, che fu uccisa il giorno della piaga causata dall'affare di Peor. Numeri Capitolo XXI ora venne. Che dopo quella piaga, l'Eterno disse a Mosè e ad Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, «Fate il conto di tutta la radunanza dei figlioli d'Israele dall'età di vent'anni in su, secondo le case dei loro padri, di tutti quelli che in Israele possono andare alla guerra.» E Mosè e il sacerdote Eleazar parlarono loro nelle pianure di Moab presso al Giordano di faccia Gerico, dicendo, si faccia il censimento dall'età di vent'anni in su come l'Eterno ha ordinato a Mosè e ai figlioli di Israele quando furono usciti dal paese d'Egitto. Ruben primogenito di Israele figliolo di Ruben, Hanok da cui discese la famiglia degli Anokiti, Pallu da cui discese la famiglia dei Palluiti, Ettron da cui discende la famiglia degli Ettroniti, Carmi, da cui discende la famiglia dei Carmiti, tali sono le famiglie dei Rubeniti, e quelli dei quali si fece il censimento furono 43.730. I figliuoli di Pallu, Eliab, figliuoli di Eliab, Nemel, Datan e Abiram, questi sono quelli. Del Datan e dell'Abiram, membri del Consiglio, che si sollevarono contro Mosè e contro Aronne con la gente di Core, quando si sollevarono contro l'Eterno, e la terra aprì la sua bocca e l'inghiottì assieme con Core, allorché quella gente perì e il fuoco diverò 250 uomini che servirono d'esempio. Ma i figlioli di Core non perirono, figliuoli di Simeone secondo le loro famiglie. Da Nemuel discende la famiglia dei Numueliti, da Jamin la famiglia dei Jaminiti, da Jacquin la famiglia degli Giaciniti, da Zarec la famiglia dei Zarechiti e da Saul la famiglia dei Sauliti. Tali sono le famiglie dei Simeoniti, ventidue mila duecento. Figliuoli di Gad, secondo le loro famiglie. Da Zefon discende la famiglia dei Zefoniti. Da Aghi, la famiglia degli Aghiti, da Shuni, la famiglia degli Shuniti, da Ozni, la famiglia degli Ozniti, da Eri, la famiglia degli Eriti, da Harrod, la famiglia degli Arroditi, da Ariel, la famiglia degli Arieliti. Tali sono le famiglie dei figlioli di Gad, secondo il loro scienzimento, 40.500. figlioli di Giuda. Er e Onan, ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. Ecco i figlioli di Giuda secondo le loro famiglie. Da Shelah discende la famiglia degli Shelaniti, da Perez la famiglia dei Pereziti, da Zerac la famiglia dei Zerachiti. I figlioli di Perez furono Estrom, da cui discende la famiglia degli Estroniti, Amul, da cui discende la famiglia degli Amuliti. Tali sono le famiglie di Giuda, secondo il loro censimento, 76.500. Figlioli di Isaccar, secondo le loro famiglie. Da Tola discende la famiglia dei Tolaiti, da Puva, la famiglia dei Puviti, da Jashub, la famiglia degli Jashubiti, da Shimron, la famiglia degli Shimroniti. Tali sono le famiglie di Isaccar, secondo il loro censimento, 64.500. 300. Figlioli di Zabulon secondo le loro famiglie. Da Serè discende la famiglia dei Sarditi, da Elon la famiglia degli Eloniti, da Jalil la famiglia degli Yalititi. Tali sono le famiglie degli Zabuloniti secondo il loro censimento. 60.500. Figlioli di Giuseppe secondo le loro famiglie, Manasse ed Efrem. Figlioli di Manasse, da Makir discende la famiglia dei Makiriti, da Makir di generò Galad, da Galad discende la famiglia dei Galaiti. Questi sono i figlioli di Galad. Gesel, da cui discende la famiglia dei Gereziti, Elec, da cui discende la famiglia degli Elechiti, Azriel, da cui discende la famiglia degli Asrieliti, Sichem, da cui discende la famiglia dei Sichemiti, Semida, da cui discende la famiglia dei Shemanandai, Efer da cui discende la famiglia degli Eferiti, o Selofehat, figliolo di Efer, non ebbe maschi, ma soltanto delle figliuole. E i nomi delle figliuole di Solefar furono Mahala, Noa, Ogla, Milka e Tirusa. Tali sono le famiglie di Menasse. Le persone censite furono. 52600. Ecco i figliuoli di Efraim secondo le loro famiglie. Da Shutela discende la famiglia degli Shutelahiti, da Becher la famiglia dei Bakiriti, da Tahan la famiglia dei Tahaniti, ed ecco i figlioli di Shutela. Da Era è discesa la famiglia degli Eraniti. Tali sono le famiglie dei figlioli di Efraim secondo il loro scensimento. 32.500. Questi sono figlioli di Giuseppe secondo le loro famiglie. Figlioli di Meniamino secondo le loro famiglie. Da Bela discende la famiglia di Belaiti, da Ashbel la famiglia degli Ashbeliti, da Airam la famiglia degli Airamiti, da Shefulan la famiglia degli Shefamiti, da Ufa la famiglia degli Ufamiti, figlioli di Bela furono. Ar- e Anaham. Da Arad discende la famiglia degli Arditi, da Naaman la famiglia dei Naamiti. Tali sono i figlioli di Beniamino secondo le loro famiglie. Le persone censite furono quarantacinque Ecco i figlioli di Dan secondo le loro famiglie. Da Shuham discende la famiglia degli Shuaniti. Sono queste le famiglie di Dan secondo le loro famiglie. Totale per le famiglie degli Shumaniti secondo il loro censimento: 64.400. Figlioli di Asher secondo le loro famiglie: da Imna discende la famiglia degli Imniti, da Ishvi la famiglia degli Ishviti, da Beriat la famiglia dei beriti, dai figlioli di Beria discendono Heber e la famiglia degli Ebriti. Da Marchiel, la famiglia dei Marchieliti. Il nome della figliola di Asher era Serat. Tali sono le famiglie dei figlioli di Asher, secondo il loro censimento 53.400. Figlioli di Neftali, secondo le loro famiglie. Da Yatzhel, discende la famiglia degli Yatzeliti, da Guni, la famiglia dei Guniti, da Getzer la famiglia dei Getzeriti, da Shilam la famiglia degli Shilimiti, tali sono le famiglie di Neftali secondo le loro famiglie, le persone censite furono 45.400, tali sono i figlioli di Israele di cui si fece il censimento, 601.730. L'Eterno parlò a Mosè dicendo Il paese sarà diviso tra essi per esser loro proprietà secondo il numero dei nomi. A quelli che sono in maggior numero darà in possesso una porzione maggiore, a quelli che sono in minor numero darà una porzione minore, si darà a ciascuno la sua porzione secondo il censimento. Ma la spartizione del paese sarà fatta a sorte, essi riceveranno la rispettiva proprietà secondo i nomi delle loro tribù paterne. La spartizione delle proprietà sarà fatta a sorte fra quelli che sono in maggior numero e quelli che sono in numero minore. Ecco i Leviti dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie. Da Gerson discende la famiglia dei Gersoniti, da Cheat la famiglia dei Cheatiti, da Merari la famiglia dei Merariti, ecco le famiglie di Levi la famiglia dei Libniti, la famiglia degli Ebroniti, la famiglia dei Maaliti, la famiglia dei Musciti, la famiglia dei Coraniti. A Chehat generò Amram. Il nome della moglie di Amram era Yocabed, figliola di Levi che nacque a Levi in Egitto, ed essa partorì ad Amram, Aron, Mosè, Maria loro sorella. Ed Aron nacquero Nadab, Abihu, Eleazar e Itmar. Or, Nadab e Abihu morirono quando presentarono all'Eterno fuoco estraneo. Quelli dei quali si fece il censimento furono ventitremila, tutti maschi dall'età di un mese in su. Non furono compresi nel censimento dei figlioli di Israele perché non fu loro data alcuna proprietà tra i figlioli di Israele. Tali sono quelli dei figlioli di Israele dei quali Mosè e il sacerdote Eleazar fecero il censimento nelle pianure di Moab, presso al Giordano di Gerico. Fra questi non vera alcuno di quei figliuoli di Israele dei quali Mosè e il sacerdote Aaron avevano fatto il censimento nel deserto di Sinai, poiché l'Eterno aveva detto di loro, certo morranno nel deserto, e non ne rimase neppure uno salvo Caleb figliuolo di Gefunne, e Giosuè, figliuolo di Nun. Numeri capitolo ventisettesimo Ora le figliole di Tselofehad, figliolo di Efer, figliolo di Galaad, figliolo di Machir, figliolo di Menasse, delle famiglie di Menasse, figliolo di Giuseppe che si chiamano Mahal, Noah, Ogla, Milka e Tirsta si accostarono e si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai principi e a tutta la radunanza all'ingresso della tenda di convegno e dissero Il Padre nostro morì nel deserto e non fu nella compagnia di quelli che si adunarono contro l'Eterno, non fu della genia di core, ma morì a motivo del suo peccato e non ebbe figliuoli. Perché dovrebbe il nome del Padre nostro scomparire di mezzo? Alla sua famiglia se egli non ebbe figliuoli? Dateci un possesso in mezzo ai fratelli di nostro padre. E Mosè portò la loro causa davanti all'Eterno, e l'Eterno disse a Mosè: Le figliuole di e Had dicono bene: sì, tu darai loro in eredità un possesso tra i fratelli del padre loro e farai passare ad esse l'eredità del padre loro. Parlerai pure ai figlioli di Israele e dirai: quando uno sarà morto senza lasciare figliuolo maschio, farete passare l'eredità sua alla sua figliola; e se non ha figliola, darete la sua eredità ai suoi fratelli; e se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre; e se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto della sua famiglia e quello la possederà. Questo sarà per i figliuoli d'Israele una norma di diritto come l'Eterno ha ordinato a Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè, Sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figlioli di Israele. E quando l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto presso il tuo popolo come fu raccolto Aaron, tuo fratello, perché vi ribellaste all'ordine che vi detti nel deserto di Zin, quando la radunanza si mise a contendere e voi non mi santificaste agli occhi loro. A proposito di quelle acque, sono le acque della contesa di Cades nel deserto di Zin. E Mosè parlò all'Eterno dicendo, L'Eterno, il Dio degli spiriti d'ogni carne, costituisca su questa radunanza un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire e li faccia entrare affinché la radunanza dell'Eterno non sia come un gregge senza pastore. E l'Eterno disse a Mosè, «Renditi, Giosuè, figliuolo di Nun, uomo in cui è lo Spirito. Poserai la tua mano su di lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la radunanza, gli darai i tuoi ordini in loro presenza, e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la radunanza dei figlioli di Israele gli obbedisca. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar» che consulterà per lui il giudizio dell'Urin davanti all'Eterno, egli e tutti i figlioli di Israele con lui e tutta la radunanza usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. E Mosè fece come l'Eterno gli aveva ordinato, prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la radunanza, posò su lui le sue mani e gli diede i suoi ordini come l'Eterno aveva comandato, per mezzo di Mosè. Numeri capitolo ventottesimo. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo Da quest'ordine ai figlioli di Israele e di loro avrete cura d'offrirmi al tempo stabilito la mia offerta, il cibo dei miei sacrifici fatti mediante il fuoco e che mi sono di soave odore, e dirai loro. Questo è il sacrificio mediante il fuoco che offrirete all'Eterno, degli agnelli dell'anno senza difetti, due al giorno come olocausto perpetuo. Uno degli agnelli offrirai la mattina e l'altro agnello lo offrirai sull'imbrunire, e come l'oblazione un decimo defa di fior di farina intrisa con un quarto d'olio vergine. Tale è l'olocausto perpetuo offerto sul monte Sinai, sacrificio fatto mediante il fuoco di suo odore all'Eterno. La libazione sarà di un quarto di in per ciascun agnello, la libazione di vino puro all'Eterno la farai nel luogo santo e l'altro agnello lo offrirai sull'imbrunire come un'oloblazione e una libazione simile a quella della mattina. È un sacrificio fatto mediante il fuoco di suo odore all'Eterno. Nel giorno di sabato offrirete due agnelli dell'anno senza difetti e come l'oblazione due decimi di fior di farina intrisa con olio con la sua libazione e l'olocausto del sabato per ogni sabato, oltre l'olocausto perpetuo e la sua libazione. Al principio dei vostri mesi offrirete come olocausto all'Eterno due giovenchi, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti e tre decimi di fior di farina intrisa con olio, come l'oblazione per ciascun giovenco, due decimi di fior di farina intrisa con olio, come oblazione per il montone, e un decimo di fior di farina intrisa con olio, come l'oblazione per ogni agnello. È un olocausto di soave odore, un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Le libazioni saranno di un mezzo in divino per giovenco, d'un terzo di in per il montone, e di un quarto di in per l'agnello tale l'olocausto del mese per tutti i mesi dell'anno, e soffrirà l'Eterno un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo e la sua libazione. Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese sarà la Pasqua in onore dell'Eterno, e il quindicesimo giorno di quel mese sarà giorno di festa. Per sette giorni si mangerà pane senza lievito, e il primo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, ma offrirete come sacrificio mediante il fuoco un olocausto all'eterno, due giovenchi, un montone e sette agnelli dell'anno, che siano senza difetti, e, come l'oblazione del fior di farina intrisa con olio, e ne offrirete tre decimi per giovenco, due per il montone, e ne offrirete un decimo per ciascuno dei sette agnelli e offrirai un capro come sacrificio per il peccato per fare l'espiazione per voi. Offrirete questi sacrifici oltre l'olocausto della mattina che è un olocausto perpetuo, lo offrirete ogni giorno per sette giorni, è un cibo di sacrificio fatto mediante il fuoco di sua vedura all'Eterno. Lo si offrirà oltre l'olocausto in perpetuo con la sua libazione. E il settimo giorno avrete una santa convocazione, e non farete alcuna opera servile. Il giorno delle primizie, quando presenterete all'Eterno un'oblazione nuova alla vostra festa delle settimane, avrete una santa convocazione, e non farete alcuna opera servile, e offrirete come un olocausto di soave odore all'Eterno due giovenchi, un montone e sette agnelli l'anno. E come l'oblazione del fior di farina intrisa con olio, tre decimi per ciascun giovenco, due decimi per il montone e un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e offrirete un capro per fare l'espiazione per voi. Offrirete questi sacrifici oltre l'olocausto perpetuo e la sua oblazione. Sceglierete degli animali senza difetti e vi aggiungerete le relative libazioni. NUMERI CAPITOLO VENTINOVESIMO Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione. Non farete alcuna opera servile, e sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Offrirete come olocasto di sua odore all'eterno un giovenco, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti, e come oblazione del fior di farina intrisa con olio, Tre decimi per il giovenco, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli e un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi, oltre l'olocausto del mese con la sua oblazione e l'olocausto perpetuo con la sua oblazione e le loro libazioni secondo le regole stabilite sarà un sacrificio fatto mediante il fuoco di sole odore all'Eterno. Il decimo giorno di questo settimo mese avrete una santa convocazione, e umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorte, e offrirete come l'ocausto di sua vodora all'eterno un giovenco, un montone, sette agnelli dell'anno, che siano senza difetti, e come oblazione del fior di farina intrisa con olio, tre decimi per il giovenco, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato» oltre il sacrificio dell'espiazione, l'olocausto perpetuo con la sua oblazione e le sue libazioni. Il quindicesimo giorno del settimo mese avrete una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, e celebrerete una festa in onore dell'Eterno per sette giorni, e offrirete come olocausto, come sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno, tredici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, che siano senza difetti, e come oblazione del fior di farina intrisa con olio, tre decimi per ciascuno dei tredici giovenchi, due decimi per ciascuno dei due montoni, un decimo per ciascuno dei quattordici agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo con la sua oblazione e la sua libazione. E al secondo giorno offrirete dodici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite. E un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo e la sua obbligazione e la sua libazione. Il terzo giorno offrirete undici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno senza difetti, con le loro oblazioni, le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il quarto giorno offrirete dieci giovenchi, due montoni, Quattordici agnelli dell'anno senza difetti con le loro offerte e le loro libazioni per i giovenchi e i montoni e gli agnelli secondo il loro numero e secondo le regole stabilite e un capro come sacrificio per il peccato oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il quinto giorno offrirete novi giovenchi, due montoni. 14 agnelli dell'anno senza difetti con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi e i montoni gli agnelli secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il sesto giorno offrirete otto giovenchi, due montoni, 14 agnelli dell'anno senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni, gli agnelli, secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il settimo giorno offrirete sette giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni, le loro libazioni, per i giovenchi, i montoni, gli agnelli, secondo il loro numero, e seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. L'ottavo giorno avrete una solenne radunanza, non farete alcuna opera servile, e offrirete come olocausto, come sacrificio fatto mediante il fuoco di suo avvedore all'eterno, un giovenco, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti con le loro oblazioni e le loro libazioni per il giovenco, il montone e gli agnelli secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Tali sono i sacrifici che offrirete all'Eterno nelle vostre solennità, oltre i vostri voti e le vostre offerte volontarie. Sia che si tratti dei vostri olocausti, o delle vostre oblazioni, o delle vostre libazioni, o dei vostri sacrifici di azioni di grazie. E Mosè riferì ai figlioli di Israele tutto quello che l'Eterno gli aveva ordinato. NUMERI CAPITOLO TRENTESIMO Mosè parlò ai capi delle tribù dei figlioli di Israele, dicendo, questo è quel che l'Eterno ha ordinato. Quando uno avrà fatto un voto all'Eterno, o avrà con giuramento contratto una solenne obbligazione, non violerà la sua parola, ma metterà in esecuzione tutto quello che gli è uscito di bocca. Così pure, quando una donna avrà fatto un voto all'Eterno e si sarà legata con un impegno, essendo in casa del padre durante la sua giovinezza, se il padre avendo conoscenza del voto di lei e dell'impegno per il quale ella si è legata, non dice nulla a questo proposito, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni per i quali essa si sarà legata. Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei, tutti gli impegni per i quali si sarà legata non saranno validi e l'Eterno le perdonerà perché il padre le ha fatto opposizione. E se viene a maritarsi secondo essendole legata da voti o da una promessa fatta alla leggera con le labbra per la quale si sia impegnata, se il marito ne ha conoscenza e il giorno che ne viene a conoscenza non le dice nulla a questo proposito, i voti di lei saranno validi e saranno validi gli impegni per i quali ella si è legata. Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, Egli annullerà il voto che ella ha fatto e la promessa che ha proferito alla leggera per la quale si è impegnata e l'Eterno le perdonerà. Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'impegno per il quale si sarà legata, rimarrà valido. Quando una donna nella casa di suo marito farà dei voti o si legherà con un giuramento e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla a questo proposito e non le fa opposizione, ai tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni per i quali essa si sarà legata. Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, li annulla, tutto ciò che le sarà uscito dalle labbra, sian voti o impegni per cui si è legata, non sarà valido. Il marito lo ha annullato e l'Eterno le perdonerà. Il marito può rettificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque giuramento per il quale ella si è impegnata a mortificare la sua persona. Ma se il marito giorno dopo giorno non dice nulla in proposito e gli ratifica così tutti i voti di lei e tutti gli impegni per i quali ella si è legata, li ratifica perché non ha detto nulla a questo proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza. Ma se li annulla qualche tempo dopo averne avuto conoscenza sarà responsabile del peccato della moglie. Tali sono le leggi che l'Eterno prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figliola, quando questa è ancora fanciulla in casa di suo padre. LIBRO dei Numeri, Capitolo Trentunesimo poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo Vendica i figliuoli d'Israele dei Medianiti, poi sarai raccolto col tuo popolo. E Mosè parlò al popolo dicendo: Mobilitate fra il popolo uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta dell'Eterno su Madian. Manderete alla guerra mille uomini per tribù di tutte le tribù d'Israele. Così furono forniti fra le migliaia di Israele mille uomini per tribù, cioè dodicimila uomini armati per la guerra. E Mosè mandò alla guerra quei mille uomini per tribù, e con loro Fineas, figliuolo del sacerdote Eleazar, il quale portava gli strumenti sacri, ed aveva in mano le trombe dall'arme. Essi marciarono dunque contro Madian, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi, uccisero pure con tutti gli altri i re di Madian, Evi, Rechem, Tsur, Hur e Reba. Cinque re di Madian uccisero pure con la spada Balaam, figliuolo di Beor, e i figlioli di Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro fanciulli, e predarono tutto il loro bestiame, tutto i loro greggi ed ogni loro bene, e appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro accampamenti, e presero tutte le spoglie e tutta la preda, gente e bestiame» e condussero i prigionieri, la preda le spoglie, a Mosè, al sacerdote Eleazar e alla radunanza dei figlioli di Israele accampati nelle pianure di Moab presso il Giordano di Faccia a Gerico. Mosè, il sacerdote Eleazar e tutti i principi della radunanza uscirono loro incontro fuori del campo. E Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: Avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che a suggestione di Balaam trascinarono i figliuoli di Israele all'infedeltà verso l'Eterno, nel fatto di Peor, onde la piaga scoppiò nella radunanza dell'Eterno. Ordunque uccidete ogni maschio fra i fanciulli e uccidete ogni donna che ha avuto relazioni carnali con un uomo, ma tutte le fanciulle che non hanno avuto relazioni carnali con gli uomini serbatele in vita per voi. E voi accampatevi per sette giorni fuori del campo, chiunque ha ucciso qualcuno e chiunque ha toccato una persona uccisa si purifichi il terzo e il settimo giorno. E questo tanto per voi quanto per i vostri prigionieri. Purificherete anche ogni veste, ogni oggetto di pelle, ogni lavoro di pelle di capra e ogni utensile di legno. E il sacerdote Eleazar disse ai soldati che erano andati alla guerra. Questo è l'ordine della legge che l'Eterno ha prescritta a Mosè. L'oro, l'argento, il ramo, il ferro, lo stagno e il piombo, tutto ciò insomma che può reggere al fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso puro. Non di meno sarà purificato anche con l'acqua di purificazione, e tutto ciò che non può reggere al fuoco lo farete passare per l'acqua, e vi laverete le vesti il settimo giorno e sarete puri. Poi potrete entrare nel campo. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Tu, col sacerdote Eleazar e con i capi delle casse della radunanza, fai il conto di tutta la preda che è stata fatta, della gente e del bestiame. E dividi la preda fra i combattenti che sono andati alla guerra e tutta la radunanza. Dalla parte aspettante ai soldati che sono andati alla guerra, preleverai un tributo per l'Eterno, cioè uno su cinquecento, tanto delle persone quanto dei buoi, degli asini e delle pecore. Lo prenderete sulla loro metà e lo darai al sacerdote Eleazar come un'offerta all'Eterno. E della metà che spetta ai figliuoli di Israele prenderai uno su cinquanta tanto delle persone quanto dei buoi, degli asini, delle pecore, di tutto il bestiame, e lo darai alle viti che hanno l'incarico del tabernacolo dell'Eterno. E Mosè e il sacerdote Eleazar fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Ora la preda, cioè quel che rimaneva del bottino fatto da quelli che erano stati alla guerra, consisteva in 675.000 mila pecore, 72.000 buoi e 60.000 asini e 32.000 persone, ossia donne, che non avevano avuto relazioni carnali con gli uomini. La metà, cioè la parte di quelli che erano andati alla guerra, fu 337.500 pecore, delle quali 675 per il tributo all'Eterno, 36.000 bovi, delle quali 72 per il tributo all'Eterno, e 30.500 asini, dei quali 61 per il tributo all'Eterno, e 16.000 persone, delle quali 32 per il tributo all'Eterno. E Mosè dette al sacerdote Eleazar il tributo prelevato per l'offerta all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. La metà che aspettava ai figlioli di Israele, dopo che Mosè ebbe fatta la spartizione con gli uomini andati alla guerra, la metà aspettante alla radunanza, fu. 337.500 pecore, 36.000 buoi e 30.500 asini e 16.000 persone. Da questa metà che spettava i figlioli di Israele, Mosè prese uno su cinquanta, tanto degli, degli uomini quanto degli animali, e li dette ai Leviti che hanno l'incarico del tabernacolo dell'Eterno, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. I comandanti delle migliaia dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, s'avvicinarono a Mosè e gli dissero I tuoi servi hanno fatto il conto dei soldati che erano sotto i nostri ordini e non ne manca neppure uno. E noi portiamo come offerta all'Eterno ciascuno quel che ha trovato di oggetti d'oro, catenelle, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per fare l'espiazione per le nostre persone davanti all'Eterno. E Mosè e il sacerdote Eliasar presero dalle loro mani tutto quell'oro e i gioielli lavorati. Tutto l'oro dell'offerta che essi presentarono all'Eterno da parte dei capi di migliaia e dei capi di centinaia pesava sedici mila settecentocinquanta sicli. O gli uomini dell'esercito si tennero il bottino che ognuno aveva fatto per conto suo. E Mosè e il sacerdote Eliasar presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e le portarono nella tenda di convegno, come ricordanza per i figlioli di Israele davanti all'Eterno. NUMERI CAPITOLO TRENTADUESIMO Or i figlioli di Ruben e i figlioli di Gad avevano del bestiame in grandissimo numero, e quando videro che il paese di Yazer e il paese di Galad erano luoghi da bestiame, i figlioli di Gad e i figlioli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote Eleazar e ai principi della radunanza, e dissero, Atarot, Dibon, Jezer, Nimrat, Eshbon, Elealek, Seban, Nebo e Beom, terre che l'Eterno ha colpite dinanzi alla radunanza di Israele, sono terre da bestiame, e i tuoi servi hanno del bestiame, e dissero ancora: Se abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, sia concesso ai tuoi servi possesso di questo paese, e non ci far passare il Giordano. Ma Mosè rispose ai figlioli di Gad e ai figlioli di Ruben andrebbero essi i vostri fratelli alla guerra e voi ne rimareste qui? E perché volete scoraggiare i figlioli di Israele dal passare nel paese che l'Eterno ha loro dato? Così Fecero i vostri padri quando li mandai a Kedesh Barnea per esplorare il paese. Salirono fino alla valle d'Escol e dopo aver esplorato il paese scoraggiarono i figlioli di Israele dall'entrare nel paese che l'Eterno aveva loro dato. E l'ira dell'Eterno s'accese in quel giorno ed egli giurò dicendo gli uomini che sono saliti dall'Egitto dall'età di vent'anni in su, non vedranno mai il paese che promisi con giuramento ad Abramo e a Isacco e a Giacobbe perché non m'hanno seguito fedelmente salvo Caleb figliuolo di Gefunne il chineseo e Giosuè figliuolo di Num che hanno seguito l'eterno fedelmente. E l'ira dell'eterno s'accese contro Israele ed ei lo fece andare vagando per il deserto durante quarant'anni, finché tutta la generazione che aveva fatto quel male agli occhi dell'Eterno fosse consumata. Ed ecco che voi sorgete al posto dei vostri padri, razza d'uomini peccatori, per rendere l'ira dell'Eterno ancora più ardente contro Israele. Perché se voi vi sviate da lui, egli continuerà a lasciare Israele nel deserto e voi farete perire tutto questo popolo. Ma quelli si accostarono a Mosè e gli dissero Noi edificheremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figliuoli. Ma quanto a noi ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figliuoli d'Israele finché li abbiamo condotti al luogo destinato loro. Intanto i nostri figliuoli dimoreranno nelle città forti a casione degli abitanti del paese. Noi torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figlioli di Israele non abbia preso possesso della sua eredità e non possederemo nulla con loro al di là del Giordano e più oltre, già che la nostra eredità ci è toccata da questa parte del Giordano a Oriente. E Mosè disse loro, se fate questo, se vi armate per andare a combattere davanti all'Eterno, se tutti quelli di voi che sarmeranno passeranno il Giordano davanti all'Eterno finché egli abbia cacciato i suoi nemici dal suo cospetto, e se non tornate che quando il paese vi sarà sottomesso davanti all'Eterno, voi non sarete colpevoli di fronte all'Eterno e di fronte a Israele, e questo paese sarà vostra proprietà davanti all'Eterno. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro l'Eterno e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Edificatevi delle città per i vostri figliuoli e dei recinti per i vostri greggi, e fate quello che la vostra bocca ha proferito. E i figlioli di Gad e i figliuoli di Ruben parlarono a Mosè dicendo I tuoi servi faranno quello che il mio Signore comanda. I nostri fanciulli, le nostre mogli, i nostri greggi e tutto il nostro bestiame rimarranno qui nelle città di Galad. Ma i tuoi servi, tutti quanti armati per la guerra, Andranno a combattere davanti all'Eterno, come dice il mio Signore. Allora Mosè detto loro degli ordini al sacerdote, Eleazar e Josué, figliuolo di Nun e capi famiglie delle tribù dei figlioli di Israele. Mosè disse loro, se i figlioli di Gad e i figlioli di Ruben passano con voi il Giordano, tutti armati per combattere davanti all'Eterno, e se il paese sarà tostomesso davanti a voi, darete loro come proprietà il paese di Galaad. Ma se non passano armati con voi, avranno la loro proprietà fra voi nel paese di Canaan. E i figlioli di Gade e i figlioli di Ruben risposero dicendo, faremo come l'Eterno ha detto ai tuoi servi. Passeremo in armi davanti all'Eterno nel paese di Canaan, ma il possesso della nostra eredità resti per noi di qua dal Giordano. Mosè dunque dette ai figlioli di Gad e ai figlioli di Ruben, alla metà della tribù di Menasse, figliuolo di Giuseppe, il regno di Sihon, re degli Armorei, e il regno di Og, re di Basam, il paese e le sue città e i territori delle città del paese d'intorno. E i figlioli di Gad edificarono Dibon, Atarot, Aroer, Atrot, Shofan, Yazer e Yogabeat, Betnimra e Bet-Haram, città fortificate, e fecero dei recinti per i greggi. E i figlioli di Ruben edificarono Eshbon, Elealet, Kiryathaim, Nebo e Balammeom, i cui nomi furono mutati e Sibma dettero dei nomi delle città che edificarono. E i figlioli di Machir, figliolo di Menasse, andarono nel paese di Galad, lo presero e ne cacciarono gli Amorei che vi stavano. Mosè dunque dette Galad a Machir figliuolo di Menasse, che vi si stabilì. Yair figliuolo di Menasse andò anch'egli e prese i loro borghi, e li chiamò Havot Yair, e Nobat andò e prese Kenat coi suoi villaggi, e le diede nome Nobat. NUMERI CAPITOLO TRENTA TREESIMO queste sono le tappe dei figlioli di Israele che uscirono dal paese d'Egitto secondo le loro schiere sotto la guida di Mosè e di Aaron. Or Mosè mise in iscritto le loro marce tappa per tappa per ordine dell'Eterno e queste sono le loro tappe nell'ordine delle loro marce. Partirono da Ramses il primo mese, il quindicesimo giorno del primo mese il giorno dopo la Pasqua, i figlioli di Israele partirono a testa alta. A vista di tutti gli egiziani, mentre gli egiziani seppellivano quelli che l'Eterno aveva colpito fra loro, cioè tutti i primogeniti, allorché anche i loro dèi erano stati colpiti dal giudizio dell'Eterno. I figliuoli d'Israele partirono dunque da Ramses e si accamparono a Sukkot. Partirono da Sukkot e si accamparono a Etan, che è all'estremità del deserto. Partirono da Etan e piegarono verso Pi, Hairot, e di rimpetto a Baal e, e si accamparono davanti a Migdol. Partirono dinanzi a Ai attraversarono il mare in direzione del deserto, fecero tre giornate di marcia nel deserto di Etam e si accamparono a Mara. Partirono da Mara e giunsero a Elim. Ad Elim c'erano dodici sorgenti d'acqua e settanta palme e qui vi si accamparono. Partirono da Elim e si accamparono presso il Mar Rosso. Partirono dal Mar Rosso e si accamparono nel deserto di Sin. Partirono dal deserto di Sin e si accamparono a Dovka. Partirono da Dovka e si accamparono ad Alush. Partirono da Alush e si accamparono a Refidin, dove non c'era acqua da bere per il popolo. Partirono da Refidin e si accamparono nel deserto di Sinai. Partirono dal deserto di Sinai e si accamparono a Kibrot attava. Partirono da Kibrot a Tava e si accamparono a Azzeroth. Partirono da Azzeroth e si accamparono a Ritma. Partirono da Ritma e si accamparono a Rimon Perez. Partirono da Rimon Perez e si accamparono a Libna. Partirono da Libna e si accamparono a Rissa. Partirono da Rissa e si accamparono a Kelatta. Partirono da Kelatta e si accamparono al Monte Shefer. Partirono dal monte Shefer e si accompagnarono a Arada. Partirono da Arada e si accamparono a Machelot. Partirono da Machelot e si accamparono a Tathat. Partirono da Tathat e si accamparono a Tzarakh. Partirono da Tsarak e si accamparono a Mitkah. Partirono da Micah e si accamparono a Ashmona Partirono da Ashamona e si accamparono a Moserot. Partirono da Moserot e si accamparono a Benejaakam. Partirono da Benejaakam e si accamparono a hor Gidgad. Partirono da hor Gidad e si accamparono a Jobatat. Partirono da Jobatat e si accamparono ad Abrona. Partirono da Abrona e si accamparono a Ezio Geber. Partirono da Ezio, Gebe e si accamparono nel deserto di Zin, cioè a Cades. Poi, partirono da Cades e si accamparono al monte Or, all'estremità del paese di Edom. E il sacerdote Aronne salì sul monte Or per ordine dell'Eterno e qui vi morì il quarantesimo anno dopo l'uscita dei figlioli di Israele dal paese d'Egitto, il quinto mese e il primo giorno del mese. Aaron era in età di 123 anni quando morì sul monte Hor. E il cananeo re Arad che abitava il mezzogiorno del paese di Canaan, udì che i figlioli di Israele arrivavano e quelli partirono dal monte Hor e si accamparono a Salmona. Partirono da Salmona e si accamparono a Punon. Partirono da Punon e si accamparono a Obot. Partirono da Obot e si accamparono a... Iger-Abarin, sui confini di Moab. Partirono da Egip e si accamparono a Dibod-Gad. Partirono da Dibod-Gad e si accamparono a Almon-Diblathaim. Partirono da almon Diblataim e si accamparono ai monti da di rimpetto a Nebo. Partirono dai monti di Abarin e si accamparono nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di faccia a Gerico. E si accamparono presso il Giordano. Da bel fino a Bel-Sittim nelle pianure di Moab. E l'Eterno parlò a Mosè nelle pianure di Moab presso al Giordano di faccia a Gerico, dicendo: Parla ai figliuoli di Israele e di loro: Quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, caccerete dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese, Distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le statue di getto, demolirete tutti i loro alti luoghi, prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete perché io vi ho dato il paese affinché lo possediate. Dividerete il paese a sorte secondo le vostre famiglie, a quelle che sono più numerose darete una porzione maggiore e a quelle che sono meno numerose darete una porzione minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato a sorte, vi spartirete il possesso secondo le tribù dei vostri padri, ma se non cacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che vi avrete lasciato saranno per voi come spine negli occhi e puncoli nei fianchi e vi faranno tribolare nel paese che abiterete. E avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattar loro. Numeri. Capitolo 34 l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Da quest'ordine ai figlioli di Israele e di loro: quando entrerete nel Paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come eredità, il paese di Canaan di cui ecco i confini. La vostra regione meridionale comincerà al deserto di Zin, vicino a Edom, così la vostra frontiera meridionale. Partirà dall'estremità del Mar Salato verso Oriente e questa frontiera volgerà a sud della salita di Akrabin, passerà per Zin, e si estenderà a mezzogiorno di Cades Barnea, poi continuerà verso aza Adad e passerà per Atzmon. Da Azmon la frontiera girerà verso il torrente d'Egitto e finirà al mare. La vostra frontiera occidentale sarà il mare grande, quella sarà la vostra frontiera occidentale. E questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Partendo dal mare grande, la traccerete fino al monte Or. Dal monte Or la traccerete fin là dove si entra in Armat, all'estremità della frontiera sarà a Sedad. La frontiera continuerà fino a Zifron per finire a Azar Ennan. Questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Traccerete la vostra frontiera orientale da Azza Enan a Shefan. La frontiera scenderà da Shefan verso Ribla a oriente di Ahim, poi la frontiera scenderà e si estenderà lungo il mare di Kimeret a Oriente, poi la frontiera scenderà verso il Giordano e finirà al mare Salato. Tale sarà il vostro paese con le sue frontiere tutto intorno. Mosè trasmise quest'ordine ai figlioli di Israele e disse loro Questo è il paese che vi distribuirete a sorte e che l'Eterno ha ordinato si dia a nove tribù e mezzo, poiché le tribù dei figlioli di Ruben secondo le case dei loro padri, la tribù dei figlioli di Gat secondo le case dei loro padri e la mezza tribù di Menasse hanno ricevuto la loro porzione. Queste due tribù e mezzo hanno ricevuto la loro porzione di qua dal Giordano di Gerico dal lato orientale. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese fra voi: il sacerdote Eleazar e Giosuè, figliuolo di Num. Prenderete anche un principe d'ogni tribù per fare la spartizione del paese. Ecco i nomi di questi uomini: per la tribù di Giuda, Caleb, figliolo di Gefunne, per la tribù dei figlioli di Simeone, Samuele, figliolo di Amihud, per la tribù di Beniamino, Elidad, figliolo di Chislom, Per la tribù dei figlioli di Dan, il principe Buchi, figliolo di Ogli. Per i figlioli di Giuseppe, per la tribù dei figlioli di Menasse, il principe Aniel, figliolo di Efod. E per la tribù dei figlioli di Efrem, il principe Chemuel figliolo di Shifitam. Per la tribù dei figlioli di Zabulom, il principe Elitzafan, figliolo di Parnaca. Per le tribù dei figlioli di Issachar, Principe Paltiel, figliolo di Azam, per la tribù dei figlioli di Asher, principe Ahihud, figliuolo di Shelomi, e per la tribù dei figlioli di Neftali, il principe Pedahel, figliolo di Amihud. Queste sono le persone alle quali l'Eterno ordinò di spartire il paese di Canaan fra i figlioli di Israele. Numeri capitolo 35. L'Eterno parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moa, presso il Giordano, di faccia Gerico, dicendo, «Ordina ai figlioli di Israele che, dell'eredità che possederanno, diano ai Leviti delle città da abitare. Darete pure ai Leviti il contado che è intorno alle città». Ed essi avranno le città per abitarvi, e il contado servirà per i loro bestiami, per i loro beni e per tutti i loro animali. Il contado delle città che darete a Reviti si estenderà fuori per lo spazio di mille cubiti dalle mura della città tutto intorno. Misurerete dunque fuori della città duemila cubiti dal lato orientale, duemila cubiti dal lato meridionale, duemila cubiti dal lato occidentale, duemila cubiti dal lato settentrionale. La città sarà in mezzo. Tale sarà il contado per ciascuna delle loro città. Tra le città che darete ai Leviti ci saranno le sei città di rifugio che voi designerete perché vi si rifugi l'omicidia e a queste aggiungerete altre 42 città. Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque 48 con relativo contado. E di quelle città che darete ai Leviti prendendole dalla proprietà dei figlioli di Israele ne prenderete di più da quelle che hanno di più. E di meno da quelli che hanno di meno. Ognuno darà delle sue città alle viti in proporzione dell'eredità che gli sarà toccata. Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo Parla ai figlioli di Israele di loro quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Cana, designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa ricoverarsi l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue affinché l'omicidio non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio dinanzi alla radunanza. Delle città che darete vi saranno dunque per voi delle città di rifugio. Darete tre città di qua dal Giordano e darete tre altre città nel paese di Canaan, e saranno città di rifugio. Queste sei città serviranno di rifugio ai figlioli di Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà fra voi finché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro sì che quello ne muoia, quel tale è omicida e l'omicidio dovrà essere punito di morte. Se lo colpisce con una pietra che aveva in mano, atta a causare la morte e il colpito muore, quel tale è un omicida e l'omicidio dovrà essere punito di morte. O se lo colpisce con uno strumento di legno che aveva in mano, atto a causare la morte e il colpito muore, quel tale è un omicida e l'omicida sarà punito di morte. Sarà il vendice del sangue quelli che lo metterà a morte quando lo incontrerà e lo ucciderà. Se uno dà a un altro una spinta per odio, o gli getta contro qualcosa con premeditazione sì che quello ne muoia, o lo colpisce per inimicizia con la mano sì che quello muoia, colui che ha colpito dovrà essere punito di morte, è un omicida. Il vindice del sangue ucciderà l'omicida quando lo incontrerà. Ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia, e gli getta contro qualche cosa senza premeditazione, o se senza vederlo gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte, e quello ne muore senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la radunanza giudicherà fra colui che ha colpito e il vindice del sangue. La radunanza libererà l'omicidio dalle mani del vindice del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era ricoverato. Qui vi dimorerà fino alla morte del sommo sacerdote che fu unto con olio santo. Ma se l'omicidio esce dai confini della città di rifugio dove si era ricoverato e se il vindice del sangue trova l'omicidio fuori dai confini della sua città di rifugio e lo uccide, il vindice del sangue non sarà responsabile del sangue versato, poiché l'omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. Ma dopo la morte del sommo sacerdote l'omicida potrà tornare nella terra della sua proprietà. Queste. Vi servano come norme di diritto di generazione in generazione dovunque dimorerete. Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a disposizione di testimoni, ma un unico testimone non basterà per far condannare una persona a morte. Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida colpevole e degno di morte, perché dovrà essere punito di morte. Non accetterete prezzo di riscatto che permetta a un omicida di ricoverarsi nella sua città di rifugio e di tornare ad abitare nel paese prima della morte del sacerdote. Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese e non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso. Non contaminerete dunque il paese. Che andate ad abitare in mezzo al quale io dimorerò, poiché io sono l'Eterno che dimora in mezzo ai figliuoli di Israele. Numeri capitolo 36: Ora i capi della famiglia di Galaad, figliolo di Machir, figliuolo di Menasse, di tra le famiglie dei figlioli di Giuseppe, si fecero davanti a parlare in presenza di Mosè e dei principi capi di famiglia dei figlioli di Israele e dissero: L'Eterno ha ordinato al mio Signore di dare il paese in eredità ai figlioli di Israele a sorte e il mio Signore ha pure ricevuto l'ordine dall'Eterno di dare l'eredità di Zolof nostro fratello alle figlioli di lui. Se queste si maritano a qualcuno dei figlioli delle altre tribù dei figlioli di Israele, la loro eredità sarà detratta dall'eredità dei nostri padri e aggiunta all'eredità della tribù nella quale esse saranno entrate, così sarà detratta dall'eredità che ci è toccata a sorte. E quando verrà il giubileo per i figlioli di Israele, la loro eredità sarà aggiunta a quella delle tribù nella quale saranno entrate, e l'eredità loro sarà detratta dall'eredità delle tribù dei nostri padri. Mosè trasmise ai figlioli di Israele questi ordini dall'Eterno dicendo «La tribù dei figlioli di Giuseppe dice bene. Questo è quel che l'Eterno ha ordinato riguardo alle figlioli di Zelofahed si mariteranno e che vorranno perché si maritiano in una delle famiglie delle tribù dei loro padri, cosicché nessuna eredità tra i figlioli di Israele passerà da una tribù all'altra, poiché ciascuno dei figlioli di Israele si terrà stretto all'eredità delle tribù dei suoi padri» e ogni fanciulla che possiede un'eredità in una delle tribù dei figlioli di Israele si mariterà a qualcuno della famiglia della tribù di suo padre, affinché ognuno dei figlioli di Israele possegga l'eredità dei suoi padri. Così nessuna eredità passerà da una tribù all'altra, ma ognuna delle tribù dei figlioli di Israele si terrà stretta alla propria eredità. Le figlioli di Zelo-Vahed si conformarono all'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè, ma Ahlat... Teshad, Ogla, Micah, Noah, le figlioli di Zerofaez si maritarono coi figlioli dei loro zii, si maritarono nelle famiglie dei figlioli di Menasse, figliuoli figlioli di Giuseppe, e la loro eredità rimase nella tribù della famiglia del Padre loro. Tali sono i comandamenti e le leggi che l'Eterno dette ai figlioli di Israele per mezzo di Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di faccia a Gerico».